Anche se tu stai facendo i maneggi, io guarda, ne approfitto ora a fare la presentazione, così registriamo già e non ci rubiamo il tempo dopo. Perché devo dire una cosa importante a tutti. Sì, fai Ok. pure io. Sarò molto silente. Dumbledore. Ed è il fatto che Mortal Kombat da più di un mese sul mio PC fisso, dove ho Windows 8 Pro, quindi forse è per quello, non funziona più. Cioè lo apri e crasha. Ora io ho scoperto questa fantastica notizia, che quel famoso aggiornamento che ha distrutto il gioco a tutti, mamma mia quanto lag qui, che ha distrutto il gioco a tutti, era un anti-cheat. Quindi per il Mortal Kombat, quando gioco sul fisso, io sto cheatando. È interessante. Quando gioco sul portatile con Windows 10 va tutto bene. Ciao Ermac morto. Ah, così potrei fare. Sono da Ermac, se vuoi vedere il nuovo design di Ermac che non è mai diventato un DLC. No, l'ho già visto. Però non in streaming da me. Quello no. Una brutality di Johnny Cage. Interesting. Ecco qua, DLC di Ermac. Ciao Ermac. A tutti piace un sacco questo design, a me sembra. Ok, è il migliore che abbia mai avuto, senza alcun dubbio, ma il fatto che gli altri mi facciano più schifo di questo non vuol dire che questo mi piaccia. Cioè, lo trovo ok, in generale mi sembra in accappatoio, ecco. Mi sembra Beh, in un grosso come deve accappatoio. essere. O forse mi sembra in accappatoio perché stiamo giocando sul portatile. Esatto. Gente, se pensavate che questo gioco avesse delle texture, anch'io mi ero illuso, ma non c'ha Non ce texture. le ha. Devo tenere tutto al minimo sul portatile, perché per quanto sia da gaming, è da gaming di 5 anni fa, quindi non è più da gaming. Il fatto che 5 anni bastino a rovinare la vita è terribile, ma va Il bene. mio problema è che in realtà è bastato un anno e un mese per cambiare la vita a questo PC, perché ha una 970 dentro. Se avesse avuto una 1060 potrebbe campare ancora abbastanza bene. Cioè, quindi era tipo la scheda video dell'anno dopo. È che dalla serie 900 alla serie 1000 è cambiato tutto. No, ti prego, facciamo rain per ultimo. E no, ormai siete stati così bravi ogni settimana. Ci riguardiamo nell'ordine in cui li abbiamo conosciuti. Assolutamente Dobbiamo finire con Melina, seriamente. sì. Ok, io esco dalla chiamata, ciao. Ci sta. No, allora, io in realtà sono qui perché non resisto, devo controllare una cosa. E no, eh. Dai, Yes, l'insetto. c'è, si può. Si può. Si può, non c'ha nessuna mossa anti-tournament. Ok, Vai, bene. sono contento. Si può Dobbiamo fare fare la Rambo in versione. setto. Perché se stai andando in practice, dobbiamo fare i No, personaggi? sono in tutorial. Ah, ok. Sono in character tutorial. Avevo sbagliato prima. Io comunque mi sono tenuto questa cosa in attesa di mostrarti la schermata e parlarne Sì. seriamente assieme. Guarda bene il roster come è messo. Sì. Vedi che qua questi tre sono scalari, è tipo stranissimo. Non sono neanche. Cioè non sono come sopra che seguono il bordo. Beh, no, ok, certo, perché sono 3 e non 4. Esatto. Ora, conta quanti spazi vuoti mancherebbero per far sì che sia tutto un rettangolone magnifico. Uno sopra, due sopra, 5. tre, quattro, esatto, e 5. Io te lo dico, secondo me non lasceranno mai Mortal Kombat con un roster sbilenco così. Ma figurati. Certo che lo lasciano. Secondo te è questo il fatto che ci saranno altri personaggi?
Anche solo uno, così mi si mette accanto qui. Io no, io te lo giuro, è ovvio, è ovvio. No, no, Vabbè, io questo. ne so certamente meno di te, ma secondo cioè, secondo me Ultimate è davvero l'ultima cosa. Si chiama Ultimate. Siamo a un passo dall'avere il roster buono, pulito. Cos'è sto schifo? Cioè, no. Ho capito, ma allora avrebbero messo quattro personaggi prima. Non è che. Non... Cosa rilasciano? Un singolo personaggio? O un singolo Gratis alla fine? personaggio, o tre, e fanno qualcosa di, si vedrà male comunque, però almeno sarà. No. No, tre è giusto. Ah Però è. sì, No, tre sono perché tutti giù. significa che Sì. riempi sopra e tipo lasci sotto. No, o ne metti uno o ne metti cinque. No, Ma uno, anche tre scusami. ci sta, perché li metti tutti sotto. Comunque, ma normalmente non è speculare. Tipo i buchi che ci sono sopra ci sono anche sotto. Sempre. Ah, ok, avevo quell'idea lì. Cioè, anche adesso non è così. Cioè, sopra ci sono due persone, quattro personaggi. Cos'è? Non mi ricordo. Due, no, sopra ci sono due personaggi. Ok, Ah, ce ne sono quattro sopra, tre sotto. quindi, cioè, vedi che già non è speculare così. No, è quello che sto dicendo, però se ne metti tre, di nuovo non è speculare. Quindi per farlo speculare deve essere uno o cinque. Quello qui. Perfettamente speculare, sì. È quello che intendevo. Allora, Ma secondo me rimane così. secondo me no, cioè, è troppo doloroso. La simmetria è così. Reina is a fast moving character that can be tough for the opponent to pin down. He has a variety of tools to Varieti. reposition. Sì, era proprio l'italiano adesso era arrivato. He has a variety of tools reposition. Evade attacks. Catartosso è un projectile. Projectile. Safe on block, midrange e siamo tutti amici. Amplify è questo. Usually safe on block, amplify attack tipo. Vabbè, facciamo anche le card, le leggo io così almeno ho qualcosa da fare. Vai. Argus Plunge is a fast moving mid attack that can carry the opponent onto the corner on hit, but is easily punished on block. Pinesis. Finishes on block. Ho sbagliato. Ah, è la ball. Sì, però l'ho portato al corner quando eravamo a metà. Sì. Scusami, qual è la differenza tra i primi due proiettili? Vabbè. Secondo l'ho potenziato. Ah, ok. Amplify Argus Plunge to deal additional damage and put the opponent into a longer knockdown. Rank and position yourself behind or in front of the opponent after this attack. Oh, ok. Rifai il proiettile e anche quello potenziato. Vabbè. No, tranquillo, non l'ho potenziato Sì. apposta. Ah, scusa, era triangolo. Ok, questo è il proiettile normale. È un knockdown l'altro, ok. È un knockdown e probabilmente diventa medio. Non mi ricordo se. Ora mi metto all'angolo perché sono scemo. Ha un crushing blow. Eh sì. A quanto pare sì. Immediatamente così. Se lo fai a massima distanza, probabilmente. Geyser Kicks is an advancing mid attack that will put the opponent in a longer knockdown on hit, but it's unsafe on block. Questo cos'è? Ah, È un è calcio. il calcio giramondo. Sì, Esatto. amplify. Se adesso Esatto. dice che se facciamo questo diventa il giramondo. Adesso lo riproviamo. Perform temporary invulnerable to most attack. Oh, sì. Hit by throws, ok, quindi la nostra supposizione era corretta. Sì. Evaporate can be extended by holding B, but rain will be vulnerable during its recovery. Quindi se non holdi B. Ah, oh, no, è sempre vulnerable. Ah, mi attacca lei, pensa te. Ok, adesso. Volevo fregarla. Aspetta, che okay, in realtà io voglio fare dell'altro. Eh sì, ma non te lo fa fare, mi sa. Oh sì, che okay, me lo fa fare. Aspetta. Sai che non mi ricordo più. Ok. Non te lo fa fare. Ok, adesso faccio quello che vuole. What What the hell?
Hasta advancing with attack that can lead to a long knockdown. Both attacks are safe from block unless the opponent performs a flawless block. Ok. Allora, dopo, aspetta. Esatto. Due. Ah, quindi non ha un calcio automatico al ritorno. No, no, così è in automatico. No, sì, sì, e dico, quando la fai girare, lì ci decidi tu che attacco metterci. Sì. Ok, bisogna avanzare leggermente. Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Perché no? Ok. Sì. Tomò. Bellissimo. Allora. Sarebbe costato tipo 7 barre, però. Sì. Questo ha un range incredibile. Ok, andiamo. Ah, e cambia anche là. Esatto, switch side, credo. Hold backwards. Lo dice qui. Che l'ho fatto già in automatico. In pratica stavo già tenendo premuto in automatico. Bene. E quindi. Ah, quindi lo puoi fare da davanti oppure da dietro. Esatto. Beh. Thieves in the Denny attempt. Begins with il nome di Uncharted. Begins with a quick mid attack followed by two mids that are usually safe on block. Cosa significa usually? There is a gap before the final hit, giving the opponent an opportunity to perform a flawless block action. Ok. Quindi questo vuol dire che è anche cancelable. Quindi posso fare questo. Aspetta. I tasti sono scomodissimi, posso dirtelo. Sì. Va bene, facciamo quello che vuoi. Cioè, mi devo abituare. O forse è il lag del portatile, porca miseria. Mi fa sentire le news. Anche. Rain or Shine starts with an advancing mid with great wind. No attack that save knockdown. And knockdown on it. Ok. Ah, quindi lui ha uno starter con indietro triangolo e uno starter con avanti triangolo. Ok. Ok. Prince of Pain replace the low attack in Rain on Shine with an unsafe mid that switches side with the opponent leads to 2 amor damage, punto. Sì. Ed Boon! That's a lot of damage. It needs to amor damage. Esatto. This combo attack can trigger a crushing blow if it interrupts an opponent attack. Ok. Interessante. Jesus. What? va bene amico, però deciditi. Ah, è quello che l'abbiamo visto 6.000 volte. Sì, però nel senso, questo compresa va benissimo. E il delay B cos'è? Esatto, è quello che mi preoccupa. Io sto schiacciando. Scusa, voglio vedere il video perché qua lo fa lui. Ah, devo premere B in ritardo. Cioè non devo premere B subito dopo. Pensavo fosse la funzione del delay. No, no. Quindi ora B. No. Super in ritardo. Adesso lo vedo nel video, guarda. Minchia, la fine dell'animazione. Davvero? Ok. Ok. The first hit on Rain and Suffering, che non mi ricordo qual è, is an advancing low attack that can be special cancel to start an extended combo. The second hit is a mid attack that's difficult to punish on block. Ok. Ah, è un altro starter. Aspetta, questo è solo avanti A. Beh, abbiamo visto come si vince con Ray. Wait, what? Cos'era l'onda? Come hai fatto l'onda? È così. Indietro A, B. Bello. Low Tide. Low Tide is a safe mid attack with a great range that leads to a knockdown. This attack has increased frame disadvantage if the opponent performs a flawless. Ok, quindi è safe, ma se te lo flawless bloccano
stai lì impalato come un imbecille. Beh, Great Range non... Vabbè, ok, per essere solo un avanti no, Great Range, esatto, cioè nel senso... Sì, è buono davvero. Ok. Cosa? Cosa? Mi ha detto che ho cancellato i progressi. Oh no! Skin rosa. You've completed the rain lesson. Sì, però non abbiamo visto le mosse. Abbiamo visto le mosse base. Il calcio e il proiettile. Lo so, ma è sempre così. Aspetta, però voglio essere sicuro che sia giusto. Sì, li abbiamo fatti tutti. Ok. Ok, sì, sì, sì. Vabbè, andiamo a vedere. Ah, facciamo prima tutti e tre, poi tutti e tre. Così? Sì, sì. Così okay. Facciamo gameplay, poi parte centrale investigation senza texture e poi di nuovo gameplay dopo con le torri. Tanto mi dimenticherò comunque, cioè. Sì, sì, sì. E poi siamo già qui, quindi... Sì, sì, sì. Rambo has a myriad of weapons and traps to catch his enemies off guard as they try to approach him. He can overcome any opponent with his mastery of close quarter combat and sheer determination. Siamo contro, ovviamente. SFDC 229. Hunting bow is a high projected attack that's safe on block outside of close range. Quindi non è safe on block. Beh, da lontano sì. Sì. Madonna, le texture dei capelli di Rambo non sono noodles, chiaramente soba. Vabbè, quello è lui. Ah, no, non me la sta contando come data? Perché sto già tenendo premuto triangolo. Sì, ti dirà di rallentarlo. Sì, e vedi che io non posso muovermi. È una stanza. Sì. E posso anche... Ok, più di due non è come coso, come freccia verde in Injustice 1. Sì, più o meno. Rambo can delay the startup of Hunting Bow while delaying can cancel Hunting. Fatto, andiamo avanti. Rambo will continue to hold his Hunting Bow after firing an arrow. Lo so! Sono bravo, ma cosa mi apre anche l'altra box? Vai. Savage Slide is an advancing low attack that can knock down, allowing Rambo to apply pressure as the opponent gets up. His attack can be punished if blocked. Ok. Ah, è la rotta, esatto. Adesso mi dirà, puoi potenziarla per... Ah, hold to extend the range of such a slide. Questo è figo. Ok. Beh, madonna, è lunga. No, no, no. Allora, così è base. Sì. Base arrivi fino al secondo cactus. Sì, esatto. Fa metà stage base... 80% completo. Beh, bello. Amplify successful after a successful hit. After a successful hit. To add additional mana and create distinction for. Okay. Giusto. E poi puoi rifare un'altra Savage Light. Poi... Ah, però la possono bloccare, giusto? Whip Trap is a mid attack that can hit a large area in front of Rambo. This attack can put the opponent into a longer knockdown on hit, but it's unsafe on block. Ok. E questa è la trappoletta anti-stinky, no? Sì. Esatto. Ok, ha un timer preciso. Bene. Magari puoi farci atterrare qualcuno dentro. Ah, se saltano. Assolutamente. Sì, esatto. Whip Trap can be aimed to hit an opponent at long range. Okay. Ah, ok. Quindi posso farlo anche vicino. Ah no, mid e long ha detto. Ok, quindi... Sì. Quindi addio. Ah, però questa a qualsiasi distanza. Esatto. Quindi se è lì a distanza che spamma proiettili, tu puoi... se sta spammando proiettili alti, dato che tu ti abbassi per quello... Sì, sì, sì. Schivi e intanto gli spacchi gli stinchi. Non male. Little Tactics begins with an advancing mid attack followed by two overheads. The last hit is difficult to punish on block and will be put on knockdown on it. Ok.
questa sarà la string combo base. basissimo. The Last One starts with... The Last One cos'è? L'ultimo film. Starts with a great attack, advancing mid attack. The final attack can start a juggle combo on hit, but it's unsafe on block. Ok. Can start a juggle on hit? Ah, ecco. No more pause. POVs, no, POV è scritto con la V. POVs. Esatto. Begins with no more POVs. What? Begins with a quick mid attack followed by a second safe mid. That's good for hit confirming. The third hit is an unsafe mid that can be special conditional into whip trap for extra damage. Immaginati se qualcuno ha appena comprato Ultimate solo perché è uscito Rambo, perché Rambo è super fritto, e vede un sacco di queste cazzo di parole. Capisce assolutamente nulla. Sì, cioè, fino a mid, overhead e low ci arriviamo. Ma tipo, it's good for hit confirming. Can be cancelled. Ok. Vabbè. 186. Beh, però, 186 per nessuna barra. È buono. Questo è più facile, 160. Va bene, facciamo quello che vuole lui. Sì. No, io. Ok. DD bumping. Cosa? That's it. Substitute the last hit with of no more POV POWs for an overhead attack that's safe on block. Rambo can use this attack or cancel into a low special move like Savage that create a mix-up. What? È vero. Fammi controllare una cosa. No. No, no, ho fatto per sbaglio quello che voleva. Sorry, what? Blood Train begins with two advances in mids that are safe on blood. The last hit is an unsafe overhead attack that can be used to create a risky mix-up. Ok, adesso aspetta che faccio quello che voleva dirmi lui prima, che è questo. Ok. Poi provo a fare quello che volevo fare io. L'ultima volta. Ok, lo manca. Perfetto, come immaginavo. Sarebbe troppo. E adesso... questo che sapevamo, che già fa 160 di lui soltanto sta colpa. Vabbè, allora tutto il resto non serve. Most Ricky Tick. Sì. We substitute the last hit on broad trail for a faster mid attack that save on blob. Ok, quindi questa è la versione meno pericolosa di... ok, perché questa era quella che abbiamo imparato prima, che okay. Può diventare anche... che può anche diventare questo. Sì. Ma può anche essere questo. Meno danno a distanza. Both attacking deadly boondocks are safe means with good range. Use this combo attack to hit confirm into unsafe special moves. Cioè, anche solo quella frase. Use this combo attack to hit confirm into unsafe special move. Poveretto chi comincia adesso. Lieutenant Drop has a quick startup for an overhead attack and it can be difficult to most characters to punish in block. This attack can trigger a crushing blow if it hits an opponent twice in a row. Comunque... un crushing blow abbastanza... è tipo Iron Black. Sì, sì, esattamente. Ah, ma mi sa che è Iron Black. Esatto, esatto. Comunque tutte le paroline gialle che dici, c'è tutto il tutorial che te le spiega una a una. Allora, prima di fare Iron Black... è solo avanti B! Sì, l'ho unito in una combo, però. No, non puoi cacciarmi via ora. Yes, è l'unica skin che volevo, perfetto. In che senso è l'unica skin che volevo? Basta, Rambo... no, non lo so se è il lag e tutto il casino, oppure se Rain ha una learning curve molto più ampia, però Rambo mi è sembrato più interessante di Rain, così a prima... non ti ho fatto vedere niente soltanto perché lo so. Mi devo abituare a quei tasti. Ma sì, ma poi adesso vedremo le mosse e quelle sarà divertente. Sì.
Cioè, dopo andiamo in coso, in Customize mode. no, non in customize. Prima andiamo in tutorial a vedere tutte le mosse, no? Cioè, non in tutorial, in free mode. Nel custom vediamo la lista delle mosse. Sì, però non vediamo l'animazione, o sì? No, non vediamo l'animazione, dobbiamo selezionarla una a una e vabbè, adesso vediamo. Le vediamo poi quando andiamo a fare le torri. Ok. Milena is an up-close and personal mix-up fighter that's not afraid to use Chris to get her claws dirty. She has several tools to evade projectiles and close a distance to an opponent. E fin Ok. qui lo sappiamo. Psy Blast fires two quick high projectiles at the opponent. The attack can defeat some anti-projectile moves because it's twice in quick succession. Esatto, questa in realtà appunto non ne abbiamo mai parlato, ma è roba abbastanza importante perché presente tutti quelli che ti fanno rimbalzare i proiettili o hanno un cancel di Sì. proiettili che non sia la roba rosa di Jade. Sì. In pratica appena incontrano un proiettile lo eliminano, fanno ah ah e si beccano il secondo, perché come vedrai Midina ne lancia due Sai. Super vicini. Sì. Quindi uno lo becca per forza. Però tipo le mosse che si triggerano con i proiettili, tipo il mantello di spawn e smoke di Shenzhong, la fottono lo stesso. È quello che esatto la fregano è Shensung, come hai detto tu, non Spawn. smoke, spawn, esatto, Aaron Black ovviamente perché è un mito in questo Vabbè, ovvio. senso, e Jade. E Jade, ok. Gli Quindi altri tutti i tuoi. no. Amplify Psy Blast Ah, è anche to Terminator la frega, scusami. Ah beh, certo. To fire two additional low projectile that can knock down the opponent, ok? Quindi questo mi immagino che sarà il peggio spam della vita. C'è Fino a un certo punto, perché comunque devi consumare una barra, però sì. l'amplify, sì. Teledrop is a quick mid attack that will trap to the opponent. This attack is great for evading and punishing projectile, but it's easy punish and block. Uno scorpion teleport praticamente, però meno safe. Ancora meno safe. Amplify teledrop after a successful hit to knock down and deal additional damage. Melina can throw the opponent behind or in front of Esatto, questo è quello dove puoi scegliere dove andare. her. Ok. Infatti adesso ho schiacciato sinistra e l'ho lanciata a sinistra. Per essere un amplify che fa solo 89, wow! Ma Molto poco. è molto poco di danno, ma perché è un grande vantaggio su ogni cosa, cioè puoi Sì, lo scegliere dove puoi usare lanciare per schivare la l'avversario roba. e poi ti avvicina subito, esatto. Melina in Classic Ball Roll is an advancing mid attack that can go under some incoming attacks. This attack can be easily punished by block. Ok. Non abbiamo mai visto le prese. Vabbè, dopo. Vabbè, solito roba. Ok. Amplify after a successful hit to perform a follow-up attack that will launch the opponent for a juggle combo. Di sicuro era quello. Ok. Però come fai ad avere la juggle combo se sei così lontanissima? Lo faccio vedere io. Maneater begins with a quick mid attack that's safe on block, but it has a limited range. The last hit is a high attack that is safe on block but can be evaded and punished by attacking opponent. Minchia, che range, ok. Va bene. Va bene, fammi riprovare che sono curioso. Perché infatti ha detto limite del range, però. È che prima che devo schiacciare indietro X. Sì, Forse non si connette proprio. con questa è molto difficile. Secondo me si può, se si fa un doppio dash, ma le dura. Miss me? Moriarty. Esatto. Is an unsafe mid attack that can surprise an opponent that is trying to duck. To duck under the last hit of Maneater. Che era quella di prima, immagino. This combo attack can trigger a crushing blow if it ends a long combo. Cosa significa long combo? Più di 4-5 hit? Di solito è 8, volevo vedere se qua c'erano. Ah sì, ci sono move list. Miss mi ha detto, no? 7. Ok. Fammi controllare una cosa, ok.
Quindi l'altro era così. Sì. Aspetta, fammi provare. Non... No, sì. È che lo startup è quello lento, quindi non è... Sì. Ok, wow. Quindi non riesco. Però aspetta. Ah no, che scemo. Vabbè, facciamo questo e basta. Oh, ok. Strano. Ah, però di quella del Crash and Blow l'abbiamo visto, mi pare. Sì, sì, qui nel trailer. Playtime begins with a quick advancing mid high attack, followed by a safe mid that leads to a close knockdown. Melina can end the combo with an unsafe overhead attack that can push the opponent to long range. Un sacco più facile leggere se non ho entrambe le nuvole. Chi è? Mi rimbombava in una maniera strana, mi impappinavo malamente. Cyberbullismo. Seriously? La palla non serve a niente. Ah, ok, questo sì. Qua è troppo presto. Troppo presto, ancora. Ce la facciamo. Ho detto ce la facciamo. Ok. Ok. A little unruly, starts with a safe low attack, followed by an unsafe mid attack that can switch sides with the opponent. Ah, questo okay. Adesso se lo potenzi ti dice un sacco di roba di sicuro. Let a stance begin with an advancing long attack, followed by a second low that safe on. No. This combo can put the opponent in a knockdown that can lead to get up pressure. Quindi scusa, questo era. Scusa un attimo, no, stavo provando avanti B, no, perché non mi ricordo più. Quanta roba sto trovando a caso? No, facciamo quello che vuole lui. Ok. All or nothing start with an advancing two hit mid that's difficult to punish, followed by an unsafe overhead that can put the opponent to a close knockdown. Ok. Perché è un sacco di mini string così. Che in realtà è ottimo. Bloody Nails is an advancing overhead attack with great range that leads to a long knockdown. This attack is safe on block. Scommetto che hai l'avanti via. No? What? Cioè quello che Baraka deve fare con un indietro avanti cerchio, lei lo fa con un indietro triangolo. E abbiamo visto, abbiamo ottenuto la versione Shao Kahn. Quitta subito. Shao Kahn. No, la parte che gli piace di più. Lo so, anche se sarà senza texture. Vabbè, non mi interessa. No, sono Vargus, lo lasciamo con calma lì, cosmetic. Ah, è giusto, dobbiamo guardarle tutte. Allora. Esatto. Abbiamo sbloccato anche questa che metteremo di sicuro. Sì. Perché pumpkin è pumpkin. Hai già capito. Ok, variation di quella base. Bella così. Ah, minchia, vero. Tipo molto medio orientale. Sì. Così è con uno strano elmetto. Questo è brutto perché sembra l'elmetto che ha coso Nightwolf. Sì. Non mi piace questa per niente. Cos'è diventato? È orribile. Sì, sì, non. Aspetta. Ok, così abbiamo viste tutte. Poi abbiamo lui in nudo. Questa però mi piace perché sembra tipo Hermes. Ma il punto è che tu non puoi cambiare il headpiece, cioè puoi cambiare la maschera. La maschera. Quindi i cornini li avrà sempre. Infatti è interessante perché puoi combinarli con una maschera che ti piace. Non mi piacciono i cornini. A me piace, a me l'unica cosa che piace di sta versione sono i cornini. Mi piace che sia nudo. Carina quella. Ok, poi. Questa è quella che abbiamo, purtroppo ce l'abbiamo in un colore orrendo. Vabbè, ma bene. Sono. C'è un po' troppo nero, Cioè. Potevano farlo un po' più eccentrico. Questa è bellina. Anche se c'è ancora tanto nero.
Sì. Sì, questa è Ant-Man. Cosa? Ora la odio. Esatto, lo sapevo. È bellissima, è No, dove Ant-Man. stai andando? Era l'ultimo quella. Vabbè, Sì. allora la più bella è quella base con sabbia e blu. No, Sì, ma non ce l'abbiamo mica. ok, sì, ma dicevo. Quelle che abbiamo quali sono? Scusami, fammele vedere. Sono le due base. Togliti questo sguardo da Hello Kitty. Allora, abbiamo queste Quando hai visto Hello Kitty così? con gli Che occhi genere di chiusi. Hello Kitty? E con gli occhi chiusi ondulati sempre. Comunque, così, Ah, un così. altro Esatto, colore per quella. Sai che andrei quasi quasi con la prima. No, andiamo avanti. con la prima. È il nostro. È il tuo. vabbè. Ma scusami, non è meglio se tutta sta roba la Lentamente. facciamo dopo che hai fatto le torri? Che così abbiamo già hai già sbloccato un po' di roba. Vabbè, Ma devo. Sì, facciamolo, poi ma nel vediamo. caso è che probabilmente sblocchiamo un gear, non è che sblocchiamo molto, perché farò Ok, una sì. torre, Vabbè. non un set di torri. Comunque. Vabbè, ovviamente è meglio la seconda, quindi intanto mettigliela. Cosa ho visto? Vediamo le altre. Questa è bella. Più Questo è il pinguino. bella la prima, decisamente. Questa è una maschera. Questa è brutta. Con sorriso sembra. What? No. Senza fucking. No, assolutamente. No, sono banali maschere. Come on, Rain. No. No. Questo è Optimus Prime. La prossima mi piace. Questa è Sì, letteralmente questa è la testa. bruttissima. È la più brutta di tutte. Sembra tipo un aspirapolvere. Anche questa non è granché in realtà. Questa Però almeno. sembra una maschera funeraria, mi piace abbastanza, però la più bella è ancora il pinguino. Altre maschere, tutte con lo stesso design. Che divertente. What? Questa mi piace perché sembra un Nazgul di Shadow of War. Sai cosa penso io? Sei un facehugger. Anche un po'. Che t'ha preso? Cioè, questo non si è neanche Sì, attaccato alla faccia. esatto. Si era messo lì. Guarda il prossimo colore di questa che. Oh, no, questo è orribile. No. Perché con questo sguardo me lo devi dire? Decisamente la migliore maschera della prima. Ti chiederò di fare una cosa, però. Torna alla versione rosa col cappuccio, almeno un po' diversa. Perché ho sempre ragione io? Lo so, ho capito, lo sai che io sono indeciso. Dai, è un po' più interessante così. Ovviamente, prova a mettere tipo il pinguino a questa, solo per vedere com'è. Ecco, Ah, è questo, sì. C'è la versione così. tipo, questo è figo. Così c'è anche il sangue rosso. Prima non ce l'aveva. No, non mi piace, sembra ruggine, no, mi piace più quella metallica sotto il cappuccio, fa molto Assassin's Creed 2, Venezia. Sì, questo qua è il DLC di Assassin's Creed di Watch Dogs Legion. Sì, esatto. Però Molto mi piace. specifico. Ok, questo coso che avrà sicuramente sarà più uguale di quanto erano le maschere. Ah no. Vabbè, il primo è meglio. Questo è orribile. What is this? Orribile. Uguale al primo. Orribile. Orribile. What? Questo sembra un USB. No, questa è la tagliola da giardino. Le cesoie. What? A proposito di cesoie. Eh? Goddammit, Rain, mi stai scendendo tantissimo. Fa schifo. Ok. Fucine eravamo, ogni arma era tipo. A proposito, ho sbloccato una nuova spada unica. Devo vedere com'era. Cioè, nulla batte la spada laser, però. No, però sì. Però mi sembrava carina. Io non so cosa sia sta roba. Sono tutte orribili. Sai qual è il vero problema? Il design base di quest'arma. Sì, esatto. Non mi piace di per sé l'arma, quindi Ecco, figurati. queste sono belle. Se magari, questa tipo è la più sobria.
Se, ce la, se poi con un colore decente che si combina e non questo violetto orribile. Questo è il bongo di Star Wars. Non so cosa È testi. il veicolo del c'è sempre un pesce più grosso. Magari tipo questa con la versione che dico io, quella blu e beige. Sì. Dovrebbe avere anche le maniglie oro se guardi a sinistra. Se, con la versione normale, poi appunto ogni volta Sì. variano. Questo non è terribile. Questo sembra un ragno, penso sia Infatti, voluto. per quello mi piace. Questo è Questa è orribile. l'Enterprise di Sì, Star è Trek. orrenda. Ancora brutta. Fine. Madonna, che schifo. E ora le cose più interessanti di tutte. Lo La spawn. spallino. Ci avevo preso quando ti avevo detto che era lo spallino che cambiava. Terribile. Vabbè, metti il secondo che almeno si vede di meno e dà meno fastidio. Brutto. Che Edo, testa c'è? 10 hours compilation. Esatto, che lì sembrava il giocatore da rugby. Sono tutti orribili. Train, why? Why? Dov'è finita? Questo non è brutto. Però, Anche No. quello di cronica per di più sembra. Questo No. è come l'abbiamo noi. Hai molte opzioni con Rain. Può essere ninja, ninja, ninja. Quello è carino solo perché si vede che c'è. Questa è la maschera, scusami. È la maschera che ti metti in È faccia vero, è vero. sulla spalla. Sì, vabbè, facciamo la versione facehugger. Con due con un facehugger cieco che gli ha mangiato il braccio. Tanto bello, Rain. Chiama questa versione. Dobbiamo dargli un nome a questa versione. Ovviamente la chiameremo Purple No. What have been due? Ah no, scusami, sono i preset. Ok, in realtà di mosse non da non poter. Da non poter aggiungere sono solo Battle queste. Wave Dash. Ok, allora aspetta, andiamo in ordine. Special move, Rain pushes his opponent back with the scalding. Ah, giusto, devi leggere te. Comunque questo qua era il restand. Questo è No. ottimo in realtà. Beh, Vabbè, ma non nella nostra versione minchia. Guys, posso... Ok, questo... se questo l'abbiamo visto era fantastico. Waterball... No, questa è nuova. Scambia nuova. il proiettile base e lancia una palla veloce. Ok. Presumo che avrà ovviamente qualcosa di segreto speciale, perché sennò Sì, costa ovviamente. 2 e rimpiazza una mossa. Questo è il famoso fulmine che se potenzi fa Sì. il pop-up. Modify special moves in generale, queste sono le mie preferite di solito. Quando sei in aria. Oh, Ah, puoi ok. fare la palla in aria, puoi fare una serie di cose. Anche l'invincibilità. Ah. Lo scudo d'acqua Sì. assurdo, puoi farlo in aria. Interessante. Questa è la mossa più bella da vedere. Replaces. Scusami per pulizia visiva. Argus Plant, non mi Argus ricordo. Plant qual era? Vabbè, indietro avanti A, quindi mi sa che era la palla, quella che dicevamo prima, cioè La che tu palla diventi d'acqua? palla. Ma Penso no, di non sì. può rimpiazzare quella. Va Beh, sì, è un full screen projectile, quindi non ha bene. senso. Ok. Sliding attack towards the opponent. Beh, gli sliding attack sono sempre buoni. Ah, me lo ricordo dal trailer. Cos'è sta roba? Li hanno visti. Onde. Ah sì, è vero che quella che fa avanti e indietro è il pugno a terra. Non mi sono mai piaciuti i pugni a terra. Ok, quindi invece del pugno giramondo. Sì. Questa è nuova, non l'abbiamo mai visto, mi sa. Sale in aria. Circondato da proiettili? Da proiettili d'acqua. Questa voglio capire il range dei proiettili a terra perché mi sembra molto interessante. Questo toglie l'invincibilità. Sì, questo è il... Ok.
Ah, giusto, però questo qua era terribile. assorbe proiettili, Sì, no, esatto. era terribile. Replace this evaporate di nuovo, increase Sì. speed, distance, no. Ok, sono curioso di Vabbè, sapere direi che per la perché. nostra versione facciamo quello che aggiunse. Ah. No. Quello è quello che farei io, quindi. Ah, No, scusami, io voglio questo. Edenian Force, esatto. Togli Geyser Palm, Ok, che è noiosa, è è noioso, ma brutta. è esattamente il combo extender infinito, ma va Non mi bene. interessa, questa versione tanto è una versione minchia, la nostra. Va bene, allora tolgo tutto, cosa vuoi? No, Edenian Force la voglio. Ah sì, ok, quella roba che Sì, mi fa le cose assolutamente. male. Così come voglio i proiettili acqua strani, Hydro Ok. Boost mi piace. Poi abbiamo le E onde. ci metterei la scivolata. Questa qui? O Sì. quella non tournament? No, quella lì. Guarda che sta qua, secondo me è molto lame, eh. Però io te lo dico. E allora. Ah no, ho capito qual è questa. Questa non è la scivolata, ok. Questa è quella che lui fa un passetto indietro. Sì, e poi fa Col tipo il crash crash and and blow. blow. Per quello Oh. mi sembrava fosse quella, per quello la voglio. Ok, allora forse la mia versione finale potrebbe essere senza Edenian Force e con il combo extender. Devo vedere adesso Edenian Force com'è. Che nome volevi dargli? Esatto. Purple no. Perché fanno schifo le personalizzazioni. Cioè, la chiamerei anche Purple no. come chiamo i miei mazzi schifo, quelli di testing, quindi tipo Qual Purple Shit. non me lo Però fa scrivere. immagino che tu non voglia chiamarlo Purple No, no, non Shit. me lo fa mettere. Vabbè, puoi scrivere tipo Shite. No, me l'ha fatto mettere. Ok, interessante. No, comunque. Facciamo così. In No. Purple Nope. caps Ottimo. lock. Ti rendi conto che faremo Milina meno viola, direi? Non credo, in realtà, tipo, Oh vedrete. God. Dobbiamo vedere. Everything is purple. Ok. Rumbo. Marching Orders Veteran. Ah, quindi cambia il pugnale. Ottimo. Bandana, pugnale, arco. Pugnale, arco, perfetto. Forse con arco anche. In la faretra. Vedremo. O forse la ferita cambia con le skin. Ah. Aspetta, Vabbè, intanto ovviamente metti questa. perché c'è. Cioè, allora, questa qua è nera. Sì, vabbè. Questa e questa qua beige. Se io posso evitare le canottiere, le eviterò sempre. E questa è proprio figa, quindi questa, Sì, poi decisamente. è la skin che volevo io, quindi. Cioè, mi dispiace che abbia la bandiera americana, spero che nelle altre versioni non No, ce no, l'abbia, ovviamente però. ce l'ha. Cioè, è così nel film, cosa devo dire? Ho capito, magari c'è una versione interessante che ha la bandiera al posto. No. mi Comunque. piace blu. Vabbè, questa è la versione standard tank top. Poi Con canottiere, esatto, diverso colore, poi c'è senza la nemmeno una versione canottiera. senza. Volevo vedere se cambiava la faretra. No, Sì, cambia con la skin. cambia solo il colore, non cambia Cambia il il colore con la modello. skin, sì. Eh sì, io pensavo al modello invece. Poi c'è bella giacca. Non c'è un rosso fuoco, speravo di poter fare. Cioè, non speravo, però. Avere una versione Liu Kang di Rambo era buffo, perché ha gli stessi capelli, la bandana, quindi col pantalone Ah, rosso. la giacca, ovviamente io la giacca, però farei la giacca verde militare, non perché mi piace verde militare, ma perché sembra di The Thing. E soprattutto questo è il colore che aveva nel film. Va Ah, non mi interessa. bene, scusa. A me interessa se completa le mie strane Ecco, fantasie. beige Indiana Jones mi piace. È che è quella che abbiamo già. No. Non ce l'abbiamo beige così. E Ok, poi c'è rosso. vabbè. Ah, bella anche Bordeaux. Esatto. Poi abbiamo lui in poncho. Questa non so perché, ma mi piace perché si vede un sacco il portacoltello. Nelle Ah, altre non c'è neanche. e poi vedi la Ah, ok. cicatrice qua? È Sì. cicatrice, mentre qua è il taglio. Bello, infatti. Quindi anche quello è simpatico. Sì, anche il pulcino carino. Però ripeto, odio le canotte.
Mi piacciono le maniche. C'è un'altra nudo. Con i pantaloni camo. O Aspetta. ok. Eh sì, quella è l'unica differenza. Che schifo. No, aspetta. Sì, quella è l'unica differenza. Wait, no. Dov'è, chi se ne frega? Ah, e adesso anche col pantalone militare, con le... La canotta, la pantalona militare e basta. Ok, no, allora quella migliore è quella con la giacca, il poncho forse. Bene, sembrano uguali le prime due. Vabbè, perché non c'ho le texture. È più corta dietro, vedi che questa è più lunga, questa è più corta, si vede Beh, dall'immagine. decisamente la seconda perché si combina più meglio con la palette. Sono uguali di colore. Mettilo tipo in di profilo, così vediamo sia la bandana che dietro com'è. Più di... no, dall'altro lato è meglio, però più di così non posso andare indietro. No, va bene. Vabbè, rossa, anche se non me la Allora, fa. queste sono tutte diverse texture di bandana. Io voglio vedere se ne hanno messa qualcuna interessante, speciale. Però tipo, se guardi a sinistra, vedi che c'è il disegno delle erbette, non so se si vede perché è minuscolo, No. è a sinistra. In game non c'ha un cacchio di disegno perché sono in low, Sì, perché sì, non sì. c'ho le texture sulla bandana, quindi noi stiamo vedendo tutte le versioni vomito. Cioè, guarda questo, sembra che Però sia... questa già. Ah, ok, le guardo nell'immagine. Ha la scritta MK! Sì, questa è carina. Questa è carina. Versione vomito, cosa è successo? Io devo comprare Windows 10 e installarlo sul PC fisso e sperare che risolva. 100 Non hai Windows euro. 10? Sul fisso no. Vabbè, sei strano. Sono strano, ce l'ho da 6 anni sto PC. Sono strano, non esisteva Windows 10 quando ho preso il PC fisso. Vabbè, ma Windows 10 è gratis. Non è gratis. Non è, i sistemi operativi non sono mai gratis. Sono inclusi nel prezzo quando compri un PC preassemblato. Il mio fisso l'ho assemblato io. Ah, giusto. E avevo, Oh grazie a Dio, God, Windows nella 8. versione vomito è distrutta. Sembrano dei pezzi di un puzzle invece di È orribile stelle. comunque. Se la metti a una qualche tua versione, io non ti parlerò mai più. Però sì, sono tutte con. Ok, non vediamo. Oh, questa è bella. C'è una catena con un teschio Un teschio, il e sangue dietro... dietro, il colore. Qua almeno un po' di cambiamento. Bella questa. Questa è Liu Kang. Sì, esatto. Letteralmente. Questa ha bicolore dietro. Queste sono un po' più interessanti. Tutte le altre sono noiose. Sì. Ok. La più bella è quella col teschietto, probabilmente. Ti prego, i coltelli. Ne ho già visto uno nella seconda versione che era bellissimo. Possiamo stare tranquilli. Già. E cambia, si vede una mazza, anche la... La fodera. Sì. Bravo, però non si riesce a vedere, quindi ci terremo quella che sarà. Ok. 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 Versione della Ok. prima. Ok, qua dovrebbe esserci una magnifica incisione di serpenti, credo. Invece qua ha subito un... Peccato che questo sia così largo, non mi piace largo. Stiamo parlando di un coltello di Rambo. Questo è bello. Questa è la Però quello cucina. che abbiamo scelto è ancora più bello. Eh sì. Sarebbe triste se avessimo già il migliore di tutti. Questo non è male. Non capisco se è previsto che abbia lo scivolino di sangue o se è un errore di texture. Cos'è sta roba? Guarda il manico What? nel disegno. È una chiave inglese trasformata... No, è un... Sì, no, Sì, praticamente tipo. Sì. Questo trasformata in lama. mi piace. Ha una backstory. Ah, c'ha scritto War. Ok, lo capisco da sinistra. Questo è il più bello, immediatamente. Questo è molto creativo, a Perché? differenza di qualsiasi cosa vista finora. Esatto. Oh, scusa, sono andato troppo avanti.
Questa è una lama elfica, Questa la l'hanno ruba da rubata Legolas. Rain anche. No, ma magari Rain avesse questi. E appunto, Esatto, l'ha rubata Rain, Rain non ce l'ha più. Rain è dovuto andare al Lidl a comprare il sostituto. Esatto. È carina perché sembra una baionetta quella. Quindi dici, vabbè, l'ha presa da un fucile, la sta usando. Però il più bello è quello con la catena e quella è splendido! Sì, no. Io adoro i coltelli, tipo quando modificano la punta delle spade, dei coltelli, mi piace sempre un sacco. Ti prego, fateli belli e creativi. Sarà impossibile. Sì, infatti, lo so. Altro Beh, già vero. meglio. Ah, scusa. Già meglio, ancora più semplice, mi piace. Ah, questo teoricamente con un'altra skin vedi che è tipo rosso fuoco davanti. Sì. Questo è come quello che abbiamo. Argenteo, sempre quei lacci, altri lacci. Ah, comunque cambia anche la faretra, eh? Sì. Cioè il modello proprio mi sembra, esatto. Quindi stesso Sì. discorso. Ok. Oh, yes. Immediatamente quelli di bambù. Migliori immediatamente. Questo è Legolas. Anche questo composito semplice è bello. Anche questi sono belli. Questo con le cose dorate. Sì. Cioè, i compound mi piacciono, però mi piacciono quando c'è meno attacco. Ecco, tipo questo è un bel compound. Ah, i lati anche, vedi c'è la sfumatura. Sì. Cioè, questo è un bell'arco, ad esempio. A me quando ci metti troppe. Tipo le carrucole in fondo va anche bene, però. Vedere 7 mili. Questo è davvero Legolas. Sì, Cioè, questo non no. Legolas, è proprio High Fantasy Elf. Esatto. E mi piace E questo tantissimo. è super. Sì, esatto, lo metti con quel coltello che ha rubato a Legolas, appunto, e sei a posto. Il punto è Mi perché piacerebbe dovremmo. vedere la faretra di quelli High Fantasy. Ah, scusa, hai ragione. Più altro perché dovremmo avere una versione. È bruttissimo la faretra di quelli High Fantasy. Aspetta, aspetta, no, che sono scivolato via. Guarda che posso cambiare da qui, interessante. Però non si capisce quando abbiamo finito. Ecco, questa ci sta, è semplice di quella che bambù piace. Questa è molto bella. Perché non riesco ad andare più indietro? Ok, scusami, eh. Questa con i lacci mi Questa è piace. bellissima, con l'arco bello, i lacci. E Sì. Ah, questa è. è. Questa è elfica anche quella. Esatto! Ti prego, sblocca quella roba lì e facciamo un Rambo elfo. Lo chiamiamo Legless. Amico Legolas. No, lo chiamiamo tipo. E lo facciamo elfo con tutte le skin americane, però. Cioè la bandana americana e la bandiera americana. Unire le cose peggiori che esistano, dice. Sì, esatto, l'America e gli elfi. E Perfection. poi lo chiamiamo tipo, non so, Canadatro. Redneck Legolas, qualcosa del genere. Ah, non riesco a fare una citazione divertente, vabbè. E basta, direi che stiamo riniziando, Sì. esatto. Vabbè, Rambo ha dei begli archi, dei bei coltelli e delle belle bandane. Sono abbastanza Ma contento. noi due non abbiamo fatto una cosa importantissima. Siamo L'intro. pazzi, siamo pazzi. Tutto, Porca esatto. miseria, io ho aspettato tutti i secoli della vita per guardare queste. Ok, dura 6 anni, ma è bella. Bella. Questo mi piace di meno perché non ha molto senso che ci sia tipo la dimensione dell'acqua. Però è quello che è Rain in questo gioco, è la dimensione dell'acqua. Non mi interessa, la prima è migliore. Mi piace senza texture, è diventato pongo. È tipo pongo. Ma Scusate. perché non la finisca? Io ti ricordo che noi non vediamo mai la seconda fase dell'animazione. Ma magari fa una cosa fighissima mentre finisce il dialogo con l'altro. E non lo sapremo finché non le sbloccherò fra 6 anni. Sì,
Sì, crediti poco in Ron Black qua, Sì, perché... soprattutto dato che quella lama è orribile. No, la prima è la migliore. La prima, e voglio sapere cosa fa nella terza. Alla Questa fine della terza, sì. Questa è quella base, come sarà temevo. difficile da battere. Esatto. Per il più si combina con la prima, e mi piace. Sì, perché è la posa originale di coso. No, sembra che sia caduto in una pozzanghera. Sembra ce ne sia Esatto. andato e poi tipo, oh no, ho finito i poteri ed è caduto. Considera che sono più lente anche perché laggano, eh. No! Se non avessi fatto il calcio stupido, uno materializza le armi all'inizio del combattimento, le smaterializza alla fine. Però il calcio alla fine è orribile. Carina. Sì, Già meglio, esatto, meglio di quella prima, molto meglio, però la sì. prima è ancora meglio. Prima è straordinaria, cioè, infatti non sopporto che sia quella già sbloccata, come ho Sì, detto. esatto, prima e prima sono già le migliori, sono già sbloccate. Non vedo l'ora di vedere come lo queste. chiamiamo il nostro Rambo? Aspè, aspè. Devo fare Ok, questo, poi le mosse e poi il giusto. Sì. nome. Blending in, oh boy. No, no, cosa sto facendo? Ho sbagliato il tasto 2 volte, scusate. Questa sì, era bellissima. Liu Kang? No, adesso dico Liu Kang ogni No, volta che c'è la bandana. E bisogna vedere cosa fa dopo, perché magari dopo fa un'acrobazia bellissima. Tipo sta qua, all'inizio non è un granché, però adoro la seconda fase di animazione che l'abbiamo vista nel trailer, Sì. che è tipo... Tocca leggermente la punta del coltello e fa anche proprio ting! E quindi mi piace. Insert chopper memes. Sì, la seconda fase cos'è? Che ritorna. Però di nuovo la prima è la più bella di tutte, senza dubbio. È un magari surprise motherfucker stupendo. è. Sì, quello sì. Però dipende come continua questa e questa, eh. Ma anche Sì. questa, cioè sono tutte carine. Ok, Guns Blazing era orribile. Quindi speriamo le altre siano meglio. Anche perché se per caso usi la versione di Rambo che conosco. Comunque sì, tutto quanto è rallentato a causa del mio PC, Sì, non sì. hanno questa durata, queste cose. Bow Hunter, questo mi interessa. Questa l'abbiamo vista nel Combat Cast. Sì, allora, confermo, il mio PC fa schifo, perché questa qua, quando l'ho vista nel Combat Cast, Dio mio, questa era la mia preferita, di quelle che abbiamo Ma a visto. me piace già più di Guns Blazing anche rallentata. E proprio qui a qualità decente lo sguardo è proprio perfetto, cioè è proprio il classico vabbè devo fare sta cosa. Sì. Cioè di quello che non vuole. Cos'è sta roba? Beh. Sì, però non rappresenta davvero Rambo, quindi. Beh, quando se ne torna in America per cercare la sua vendetta, ricordi? Sì, La ok. vendetta. Non mi fa impazzire. Col nemico! Non ho sentito niente di quello che ha detto, ma questa è spettacolare. Sì, è spettacolare, però se fai una fatality al nemico, come. Non puoi fare... Non c'è l'altro quando c'è la fatality. Ah, ok, a posto. The basics. Che ne so io, non ce l'ho Aspetta, sto aspetta. gioco. Io ti giuro, non sento niente di quello che dice. Ah, neanche io. Però questa è la più bella. Ma soprattutto perché c'è lo sguardo spaventato nella seconda inquadratura Sì, e del ti immagini nemico. Robocop con lo sguardo spaventato. No, non avrà lo sguardo spaventato. Certo che ce l'avrà, sarà senza maschera con lo sguardo spaventato. No, anche Terminator in tutte le animazioni dove dovrebbe essere spaventato, lo lasciano impassibile.
Ah, mannaggia. Perché è Terminator, però sarà ancora Vabbè, più però ti immagini divertente. che bello avere terminato la Terra con Con il grugno. Esatto, è che è lì sgrunt. E uffa. Allora. Prego. Artillery strike. What? Legga pure. Alza artillery strike perché Rambo segna sono Ah, ok, segna un punto nella mappa e l'elicottero spara. Esatto. La Claymore l'abbiamo Claymore. vista. Questo Questi li abbiamo visti. sostituisce l'arco. La Ah, Claymore che per... super schifo. Un'altra ragione per non. Questo per esempio dice Az. Quando dice Az vuol dire che non sostituisce niente. Sì. Invece questo sostituisce l'arco. Questo vale 2. Immaginavo. Fa male, che valga 2, fa proprio male. Ma se valesse uno sarebbe troppo forte. What is this? Questo è il comma grab, quindi... Ah, ok, sì. ma io so già qual è la mia versione. Leopard crawl, combat grab. Questo sostituisce la scivolata fighissima. Non sai più qual è la tua versione. No, questa comunque mi sa. Vediamo, vediamo. Questo è il roll che E anche il roll sostituisce. replace la Ma slide. questo ha senso. Questo lo accetto. Cioè... Sì. questa è nuova. No, è Maria, è la lucertola. Giusto. È Marie sta per Meals Ready to Eat. È la definizione dei pasti dei soldati. Ok. Perfetto, e vale 1 come giusto deve essere. Maze Trap, ok. Però questo è il legno di sopra. Sì, e rimpiazza quella sotto. E no, no, è. Ok. Quindi tu vuoi Commando, Combat Grab e Leopard Crawl? Allora, una cosa è certa. Lui non si muove. Ah, beh, allora il Commando, Combat Grab è Marie. E fuck da Leopard Crawl. Tanto hai la slide. Allora, dipende, perché io ultimamente i command grab comunque, cioè se non sono bravo, dipende con quanta consistenza faccio questo command grab qua. Perché Sì. se lo faccio sempre e riesco a farlo sempre, allora rimane lì. Se no, hello there. Sì, però Quindi... nella nostra versione metti il comando combat grab, sì, che devo esatto. imparare, Super grab. così vediamo. Però sì, quindi sì, bisogna testare, però quelle due assolutamente. Non E sono lo utilissime. chiamiamo. Oh. Sì, puoi chiamarlo Bo. Se vuoi. Beh, ok, mi hai convinto. Scusa, devo fare un'altra cosa prima di andare da Midin. Ah, oggi l'ho già fatto, ok. No, cambiare il nome della nostra versione di Kang. Allora, Midina. Ok. Allora, questo e questa che abbiamo sbloccato. Vabbè, abbiamo dubbi? Ovviamente. Ah, variante di questa. A me Scusate. comunque non Bello dispiace. arancione, però. Vero? Per una volta No, quella che... prima addirittura. E io odio l'arancione. Però mi piace così. anche blu e rossa. Sì. Questo Sta bene, c'ha delle belle palette. è uguale a Kitana, mi fa schifo. Questa mi piace invece proprio perché tu entri in gioco e dici, ma ha preso Kitana. No, perché dite Milina. Lo so, però immaginati un Kitana versus Kitana, così. Vov. Vabbè, questa sappiamo già che è la mia preferita automaticamente. Esatto. Ecco, tipo questa rossa e blu è bellissima. Sì, questa è spettacolare. Anche questa.
po' Sì, meno, forse però anche ecco. meglio, forse. No, meglio quella che dici tu. Questa è quella con i capelli che non mi piacciono e poi delle strane cicatrici in faccia. Sì, vedi che c'hai i capelli così da È una parte. orribile. Ha tipo i dread e da una parte rasata dalla... No. No, no. Però questa è più tribale. Più Però. classica anche, più tipo classico ninja. Più che altro sai cosa? Avevo sentito parlare, no? Di come effettivamente non ci fosse mai una skin che risaltasse la sua altra metà di DNA, che è Tarkatan. Sì. E quindi questa effettivamente è una skin che richiama. Sì, anche quella in cui ha il fucking cappello dello Shokan lo fa bene. Questo? Sì. No, questo non è Tarkatan, è il regale Sì, sì, di esatto. Draconide di suo padre. Sì, esatto. Ah, era l'ultima attaccata, ok. Sì. Vabbè, non è terribile, però preferisco ovviamente Elmo prima e base seconda. Tarkatan terza uguale a Kitana, ovviamente quarta fa schifo, deve morire. Sì, però possiamo concedere che Melina vince in termini di varietà, finora. Senza dubbio, senza dubbio. Ora. Con le ossa è meglio quella base. Rifammi vedere l'altra. È che va a sfiorare, va con. Vedi il Sì, naso? però la allunga anche un po'. Quella base, che ricalca solo il mento, la fa un po' tipo derp. Mi piace di più con le ossa. Ok. Aspetta che va. Disegnini. Ok. Grande Ok. vuoto. Ok. Qua non è. E queste però bisogna vedere. Però cambia un attimo. Esatto, le maschere, guardiamole. Che poi, perché se puoi avere lei con una maschera, questa è figa, infatti. Tipo questa con la versione Tarkatan ce la vedo abbastanza bene. Questa è Questa qua. bellissima. E guarda, dovrebbe essere bianca, tipo, di Sì. madreperla. Questa è bellissima. Questa No, vabbè. con quella di Kitana, con la skin di No, Kitana. questa con l'elmo. Va, Non. vai a prendere l'elmo, fidati di zio Edo. Guardalo, Ma cazzo, c'ha è le narici bellissimo! però, vedi, c'ha le narici nell'elmo. Non mi interessa, è bellissimo! E così? È stupendo! Non farmi Questo è tornare orribile. indietro. Oh, no, Ok. questo è orribile. Però Secondo me questa sta male con. anche con l'elmo questa. Questa sta bene con l'elmo. Di sicuro. Ed è bella, molto demone giapponese. Questa è ovviamente molto Tarkatan. Sì. Di nuovo, fantastica con l'elmo. Ok. Sì, ovviamente ha un gear molto simile a Kitana, paradossalmente. Wow. Bella! Dove si vede la sua bocca dentro. Esatto! Questa con l'elmo è perfetta perché si vede anche il suo naso, quindi è tutto elmo. Dopo lo rivediamo. Dopo guardiamola con l'elmo, solo questa. Altro demone giapponese. Va bene. Ovviamente. Secondo me la versione migliore è... Vai un attimo sull'elmo. Scusa, fammi. Vabbè, sì. Tanto sarà lei poi. E guardiamo senza niente, ecco, questa è Aspetta bellissima. che non l'ho guardato effettivamente. Sì, ok. E poi c'era questa. Questa è stupenda. Questa è proprio bella. Beh, Ok. complimenti Melina. E abbiamo ancora due cose, ma queste saranno... Vabbè, guanti possono comunque cambiare Sì, però decentemente. non me li fa vedere bene perché devo guardare anche le unghie. Non mi fa vedere le unghie. Vabbè. Questa è meglio comunque. Ok. Standard. No. Ok. Classic, ci sta. Carina. Classico arzigogolato, ok. Sindel. Carino. Ma quello che ci sono i cristalli significa che puoi semplicemente comprarlo. Vuol dire che
per ancora 17 ore e 39 minuti e 15 secondi io posso acquistarlo In cristalli. con 1255 cristalli che non ne ho così tanti. Comunque sto controllando dove si possono sbloccare tutto quello che Sì. avevo, tutto quello dietro cristalli attualmente si sbloccava sulle character tower base, quindi va benissimo. Sì. Questo è l'unico oggetto che, come vedi, c'è scritto punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. Sì. E quindi questa sarà, probabilmente non la bloccherò mai. No, Carino questo. Questa cosa qua a me piace da morire perché la con anche la maschera mezza sciolta e fai tipo Cthulhu Milina. Ok. Perfection. Questo qua che è tipo, c'hai i cuscini nelle mani, cos'è? Sì, esatto, Imbottito. questa è, scusami, ti ho colpito troppo forte, non volevo. Qua torniamo a Sindel. What? Questa è la versione Tarkatan, chiaramente. Beh sì. Questa è la versione Shao Questa è Kahn. la versione World of Warcraft. Ok. Una cosa è certa comunque. Ha il gear più vario di tutti. Sì. Anche questo è bello, che sembra che tipo, soprattutto quello sopra, che sembra che tipo le corna escano dal suo braccio. Sì. Questo no, perché si capisce che sono del guanto. Ok. Guanti interessanti. Qua spero non siano tutti uguali. Questi No, no. sono già meglio. Questi sono spettacolari. Esatto. Standard. Classici ma belli. Questi sono Forse i quelli che abbiamo classici noi. sono i Questi miei preferiti per ora, sai? no, anche Troppi se gioielli. con i due colori carini. Questo è osseo. E questa è la versione Cthulhu, come potevi. Esatto, questo ovviamente fa parte della versione Cthulhu. Oh, belli questi. Questa è la versione Sindel, come dico io, c'è i fiorellini anche. Ho capito, mi piace. Sì, no, Mi piace infatti. quando non alterano troppo la forma della lama. Cioè, Sì, concordo. questo ad esempio mi fa schifo perché ha. Questo è Doom Eternal. Esatto. What? Ok, questi sembrano bastoncini con i tentacoli. No. Questo, non so perché, ma la prima cosa che ho pensato guardando sta roba è è presente l'IKEA dove aveva il fiume di palle da gioco? Lo spazio bimbi dell'IKEA mi ha Cosa che ho pensato ricordato. vedendo dei pugnali e lì. Ma non l'IKEA, lo spazio bimbi dell'IKEA. Cos'era? Ripeti la seconda parte. È il vascone con le palle di plastica dove tu. Sì, certo. Non so, mi ha ricordato quello. Vabbè, ah certo, ovvio. Anche a me, due volte. Cosa? No comment. Spazio bimbi dell'IKEA. Massimo, posso Anche comprare questo dei. mi ricorda. No, scusa. Queste sono orribili. Questo mi ricorda la Sembrano maturità. tipo uscite da un RPG per telefono. Come molto probabile che sia. Questo, per esempio. Easy peasy. Stanno un po' deludendo. Questi col simbolo NK però sono carini. Sì, fan service. Sono carini, ho detto. Non è che tutto quello che c'ha il simbolo NK è bello. Penso. Simpaticissimo. Comunque, Milina di sera. Madonna, il trono con zero texture è interessante. Dicevi scusa? Milina? Milina stasera vince per la customizzazione. Ah sì. Cioè, quella di Rambo ci sta. Quei Reina è imbarazzante. Milina è quella che effettivamente ha più varietà. La prima introduzione non è granché. Questa è carina. Però per esempio della prima, a me piace abbastanza la seconda Secondo. parte. Sì, mi ricordo dai. Quindi anche qui chissà cosa farà. Questa è carina, teletrasporto, però dipende.
Ok. Questo non mi piace. Bisogna vedere sempre. Mi ispira quello che potrebbe fare dopo, perché è di spalle. Questo in cui si porta lo snack mi piace un sacco. Sì, però mangia con la maschera. Ah no. No, E quindi se la mette dopo? Forse se la è lì, mette. è lì che mangia. Sì, è che è molto Jurassic Park. Appunto. Mi ispira. Ok, questa è quella che abbiamo visto. A me piace un sacco. Sta roba da demone. Vediamo il resto. No, sei una maledetta! Perché si deve comprare. Ti ricordi il bug? C'era capitato anche con Spawn. Sì. Ah, vabbè, un'altra volta. No, perché ha un occhio chiuso? E perché fare wink No, wink. assolutamente no. Minchia, Orribile. da abbinare però con la versione velociraptor, scusa. Ci sta. No, secondo me è teleport. Questa poi sembra che è tipo macchie di sangue lo schermo. Sì, esatto. Last Leaks, quindi probabilmente lecca lo schermo. Ok. Aiuto. Allora. Questo l'abbiamo visto nel trailer. Fa il proiettile basso dove fa la spaccata a terra, quindi. E Che sì, ok. Crashing Blow Sì. pure. Quello è buono. Proiettile in aria. Questo Ok, no. è il sai a ricerca a Sì. terra che sta danza. Solo Che a me uno. piace. Questa è la mega invisibilità. Con Sì. il gas rosa. Questo è il giochino delle dita lì. Bravo. Il Five Finger Filet, ok, sì. Ah, ok. Ah, ah. Questa fa paurissima. Fa paurissima quella cosa. Ok. Ah, alla fine non abbiamo visto le tournament mode degli altri. Che In che. bisogna vedere che combinazioni hanno. Ma le abbiamo viste già nel Compatcast. Ah, beh, sì, più o meno. Sono quelle tre versioni lì. No, Sì. le tre tournament le abbiamo viste, No, sì, hai tutte. ragione, hai ragione. Sono le mosse extra. Questa era la mega scivolata, questa era la cosa più Sì. bella del secolo. E toglie il Vabbè. roll del minchia. Assolutamente. Questo era il rolling Uber. Questo era Uber rolling che potevi direzionare, mi Ok, ricordo. no. Sì, Ovviamente. assolutamente. Allora, questo easy, easy. No, no dubios. Lo so che però a te piace questa però, vero? Io voglio, io vorrei lo slide della solo perché sono Sai che vuoi? un poser. Sai slide e vanish, però tieni Ok. così. No, 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 sai, tolgo cosa ci metto però? Cioè cosa tolgo? No, 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 va bene così davvero. Perché questa è molto figa, super mobile, super incazzata. Yes. E la chiamiamo. No, no. La chiami se vuoi tipo Shisha. Cosa? Shi sembra un nome cinese, però in realtà è Shi Shao, esatto. Come She-Hulk. Sì. Che secondo me è molto peggio del nome che avevo dato io. Però. Perché sembra più serio. Ok. Shao che. È più bello. Why? Sì, Shao Kahn, Shao che. Chiama Rambo, Shao che. Just better you can get them. Better Liu Kang è bellissimo. Devo dire che per i nomi stasera hai vinto tu. Anche se il nome più bello rimane Bastard. Per Spawn. Non si capisce perché cazzo. Domande.
qua mi fa sbloccare. Ed è prima che sapessi che uno dei grandi grandi commentator si chiama Master. Ah, è vero. Cioè, è nato dal niente, è nato da. Allora, facciamo questa torre con Frost. Non possiamo fare questa torre con i personaggi che vogliamo, quindi dobbiamo per forza andare. Time of Death, molto bello. Okay. Arrivo subito, vado a prendere due robe. Guarda, tanto è così lunga che puoi anche saltare il primo scontro. Poi il prossimo c'è Milina, così vediamo il dialogue. Tanto io intrattengo i bambini qua. Più grandi di me alcuni, probabilmente. Ah, sì. Vediamo per la prima volta però la seconda parte dell'intro. Questo video sarà giganormico come sempre. Outworld follows Kitsana, not you. I am the god, Jade. Yet you do nothing to earn our faith. Round one. Fight! Scusate ragazzi, scusate. Devo vedere tutti i fratelli blu, tutti i comic con. Che no, piccante, ok, lo sappiamo. Qua c'è Crescendo perché è l'uppercut. Mamma mia, Edoardo si sta divertendo a farci del male alle orecchie. Mamma mia, se vuole farci male alle orecchie. Tantissimo. Dopo dobbiamo fare le prese. E la friendship. Allora. XAA. Voglio vedere tutti i crashing blow, gente. Tu hai un crashing blow. Ok. Special moves. Catal toss. C'era poi quello. Crashing blow. Anche se breaks the armor. Molto interessante. Crashing blow, anche se in, ok, in aria, giusto. Hydroplane. Crashing blow trigger after being delayed for a short time. What? Ah, giusto, ok, capito qual è. Hydro boost fa schifo boost. Ok, una scivolata. Poi abbiamo anche evaporate. È carino questo. Oh, voglio fare le vaporette in aria. Fatality, non ci riesci. No, in realtà non mi lagherebbe così tanto se non stessi streamando a Edo, ve lo dico sinceramente. Cioè, giocavo comunque più fluido di così. Infatti ero abbastanza tranquillo perché non dovevamo andare online. Ok. Quindi non è una vera presa, buona sapere, cioè male a sapersi. Posso morire? Teo! È tra te! Stai zitto. Ah, voglio fare evaporate in aria. Ho detto voglio fare evaporate in aria. Oh, è... Yes. Così lo frego, perché faccio così, guarda. Esatto, questa cosa è stupenda. No, dai. Non mi ricordo già più. Ok, e ora. Boom! Tutti e tre crashing blow fatto. Perfetto. Non devo guardare nei fatality. Dobbiamo aspettare Edo. Ok. E aspettiamo Edo. Riguardiamo l'intro di Milina.
Ottimo momento per tornare. Sì, ti ho aspettato un attimo, infatti. Ho fatto tutti e tre i crashing block che potevo fare, esclusi quelli delle prese, perché mi serve un avversario stupido. Ti piacerà la seconda parte dell'intro di Rain? Ok. Ma sicuramente, cioè un pochino, spero. E almeno adesso vediamo anche la seconda parte dell'intro di Melina, sperando non sia l'unica che conosciamo già. Hai messo intro a caso? No, per l'avversario è sempre così. You weren't helping me, you were using me. And you were a most useful idiot. Lancia pezzi di snack. Oh giusto, in realtà non ho mai fatto quella mossa. E dovevamo capire com'era. No, aspetta, mi ha invertito i comandi. Così. Esatto. Tomo. Così ho il tempo di guardare. Ha detto gnè. E giù indietro. Ah, è quello che ho appena fatto però. Forse era Hydro Boost. Ok, il range sembra buono, guarda. Ah, e può colpire due volte. Sei vicinissimo, sì. Tanto devi stare aprendo. Vabbè, ho capito, voglio imparare Hydro Boost. Adesso voglio vedere in una combo che fa e soprattutto potenziato. Stai buonissima. Più che altro devi stare, devi usarlo per... Ha capito? Non mi sto concentrando veramente, dai. Devi usarlo per forza in una combo che non lo allontani troppo, se no lo mangi. È che non mi ricordo... Cosa serve potenziarlo? Cosa serve potenziarlo? Ok, mi dà vantaggio di frame. Mi sta invertendo i comandi, quei sai mi stanno invertendo i comandi. Vai all'angolo. Tomo. Tua sorella. Giuro, se non ci fossero i sai a lato. E il lag, ovviamente. E il lag. Ora. Dai che voglio fare il crashing block. Ora. Vabbè, senti. Mi crea barca. Assomiglia un sacco a Kitana senza elmo. E senza elmo con, in questa con skin questa versione. Sì. Perché hai i capelli raccolti. Beh, però per la prima volta hanno preso lo stesso modello di Kitana per fare il clone di Kitana. Quindi in realtà io sono soddisfatto. Senti anche il suo spara. Tomo. Ok, con quella lama che è così grossa, per quel crashing blow ci sta bene. Sì. Tua sorella. Dio mio, sta rotolando. Invertiti i comandi. No, magari può fare Mercy. Il computer. Sì, sì, può farlo. Ha rotto lo specchio, Mercy. Si è spaccato lo specchio. Ha guardato lo specchio e si è rotto. Ah, va bene. Ok, ora... Ma sai qual è il problema mio? Il lag. E poi... Anche il fatto che le combo base non le ho proprio imparate. Quindi allora X A normale, indietro X. Oh yes. Questa è la stessa roba. Questo è lo stesso starter. Questo è lo stesso starter. Vabbè, saltiamo che abbiamo tempo da perdere. Ok. Ah, si è ricordato, cioè mi ha tenuto le combo. Le... Sto zitto. Ah no. Scusatemi. Ok.
Grazie molto mille. Con i sai che volano in giro a casa. Tu sorella. Questo ho potuto farlo soltanto grazie alla roba che... Interrompono le prese? Aspetta! No! No! No, è che c'ho i sai fuori dal dannato gioco. Se non dovessi combattere anche contro i proiettili extra della dannata torre, andrebbe tutto più bello. Mi sa che quella mossa lì non serve un cazzo. Non vorrei dire. Aspetta, non ho... Probabile. E soprattutto toglie il kick. Il magic kick. Mi sa che è caso toglierlo. Vai, boom. Ah no, non è vero, non era così che faceva cazzo di... Tua sorella. Il fatal blow passa. Oh no. Mi ha invertito. Non mi frega niente se è sprecata. Ce l'aveva anche lei. E sarei morto. Comunque sì, assolutamente toglila poi quella... quello strano schifo dal basso. E il kick around the world è meglio. E possiamo mettere di conseguenza un'altra mossa. Esatto. Mentre il passetto indietro col crushing blow in avanti, che fa molto Fujin, mi piace molto. Quello. Sì, sì, questo è molto. Però è uguale a Fujin, no? No, no. Pronto? Vai, vai. È bellissimo. Non è Jax level, ma è la prima cosa di Rain che stasera mi fa contento. Che giochicchia con il suo regalino. Anche senza texture è divertente. Oh no, Raiden ti ucciderà. Ma no, Raiden fa schifo. Tranne ora. Esatto, tranne adesso che erano super potenziate di power. Esatto. Though both divine, we are not equals. True, Raiden, I'm your better. If so, then defeat me in combat. Round one. Defeat me in combat. Yes, sir. Io vedo, io non sento e, se, e vedo solo i... Aspetta, perché c'è l'iconcina di Boraicho? Adesso lo vedrai. Ti ubriachi a... No, mi è appena arrivata una scoreggia in faccia, come avrai notato. Boraicho che arriva da Mortal Kombat 10. Solo per... Bellissimo come stai schiacciando mille tasti e non sto... È perché non sono i tasti soliti. Perché non va? È il lag, questo è il... Primo controller è andato. Vai via. Perché non lo fa? Perché? È come giocare tipo con una... Ah, ho capito perché non lo fa, scusa. Non farlo, l'ha fatto. E poi vorrei ciò che fa, ti colpisce esattamente quando sta facendo una combo gigante. Mi ha ucciso Boraicho. Ottimo.
Poi il fatto che si chiami Purple Nope in gigante. Stai andando a togliere la mossa? A parte che sì, già che ci siamo, togliamo la mossa. Ma non possiamo fare le torri con Borai Cho, capisci? Cioè, dobbiamo impararli questi personaggi. Preferisco andare online in quel senso. Cioè, non voglio combattere contro un personaggio, non contro un personaggio delle scoregge. Cioè, non. Please. Sì. Ah, ne facciamo. Visto che ne ho già fatte due, ne facciamo altre due. Così da arrivare a 4 incontri. Vabbè, ma finisci la torre se riesci. Ma così giochiamo più con Ren che con gli altri. Ho capito, comunque. Va bene. Se riesci, riesci. Riuscire, riesco. Forza di morire, prima o poi riuscirò. Cosa avranno a dire con lui e Spock? Pissed at your father, aren't you? Argus should have trusted me to rule Adenia. He saw through your shit just like I do. Come me? Cosa? Perché probabilmente è finito nell'inferno, Argus. No, vabbè, bellissimo il mantello di Spawn. Si incasina con la water ball. Dai, Spawn, uccidilo! Uccidilo! Oh, quella è nuova, eh? Non vorrei dire. Sì, il sangue ha questa risoluzione. Quello a terra, per dire. Cosa carina, gli pulisci la ferita con dell'acqua. Sì, guarda quello che sto per fare. Peccato. Ah, hai messo il combo extender al posto della cosa. No, no, cioè sì, nel senso ho fatto l'anti-aerea extender. No, combo. Dico al posto di quegli schifi geyser, perché mi sono distratto con... No, al posto di schifi geyser è tornata la mossa base, che è il calcio. Sì, e quel punto l'hai usato per aggiungere... Sì. Sì, volevo fartelo vedere in action. Belin. No, potevo ancora vincere. Potevo ancora vincere. Accidenti. Soprattutto usare il Fatal Blow. È quello che volevo fare. Ok, i conti tornano. È quello che speravo. Quella mezza vita con due Crashing Blow. Non male. Spawn, ti odio. Quando vuole, quando ha lag dalla sua. Come diavolo era questa cosa? Non era questa, era era. Bong. Oh no. Gosh, Batman. Oh god. Ok. Allora. Arrivo. Non sappiamo ovviamente. Arrivo nel senso che te ne vai e non stai guardando. Lo prendo per un sì. Ci sei? Sì. Ok, stavo dicendo appunto che ora faremo l'unica fatality che ho, che ho ancora sbloccata. Non necessariamente è quella che abbiamo già visto. Poi ho letto il titolo. Cioè sì. Il nome. Isolated. E ricordandomi la fine della fatality, direi che è quella che abbiamo già visto. Dietro avanti, indietro, giù triangolo. Però non l'abbiamo mai vista senza testo. Acqua sporca! È più forte senza texture. Perché rallenta il mondo con l'acqua. Non hanno le pupille! Ah, perché spawnano, non perché sono senza texture. Esatto. Però l'acqua... Chissà com'è tipo su Terminator quella.
E gli occhi rossi, sì. Ok, la prossima la finirò con una brutality. Ho visto come si fa, quindi la faremo sul povero Baraka. Baraka unzie. Ok. La droga ha fatto effetto. Ma che Baraka? Che diavolo di Baraka è? A testament to my tactical brilliance. Your death will end the stalemate. Round one. Siete noiosi. Moltissimo, esatto. Non è vero. Ok, è il momento. Volevo dire... È il momento. Ah, ma mi sono asportato il cervello da solo. In che senso? La nota che avevo, che pensavo che mi serve, non mi serve perché avevo fatto l'intera cosa legata a quel dato per la pizza. Io non ho capito niente di quello che hai detto. Allora, avevo un post-it sul tavolo. Ok. L'ho buttato via. E adesso invece ero convinto di non aver fatto la cosa che c'era scritto sul post-it e quindi di aver fatto un errore nel buttarlo. E invece no, mi ero dimenticato di aver già fatto quello che c'era scritto. Quindi avevo ragione quando l'ho buttato e torto adesso per essermi dimenticato di aver fatto un'intera cosa infinita. Tutto benissimo. Salute. No, che sto cercando qualcosa da fare a lato. E Gwent, figurati. Già stiamo strecciando la connessione, facendo di tutto di ogni. Se mi metto a giocare a Gwent, implode tutto. Mi volevo andare avanti con un qualche... con uno dei miei pacchetti slime. Ok, non farò la brutta di questo giro. Ho rischiato troppo. Allora, quello delle animazioni dell'est e dell'ovest sono finiti. Dell'est e dell'ovest sono finiti. Under percent completion ranking, devo pensare. Pensare. Posso mettere in ordine queste serie qua. Dargli i voti. Ikea. Però non li dirò ad alta voce perché sennò alla fine scatena una guerra. Cosa avranno da dire Rain e Devora? Niente. Parlano sempre di Argus. No, my father feared me, Devora. Then you are fortunate he let you live. Ho capito che noiosi anche loro. Questa Devora con i dread è orribile. Ovviamente. Oh, sta iniziando a prendere un po' più di flow con queste mosse. E no, è che qua, stranamente, grazie alle texture inesistenti dietro, è una è una mappa dove ho più frame. E quindi posso giocare. È incredibile, è vero che si possa giocare. Devi risolvere il problema del... Guarda, è molto semplice, non devo streamare a te il video. No, perché... dicevo devi risolvere il problema del È quello ovvio, però l'unica secondo me adesso è provare a comprare Windows 10 e installarlo e sperare che funzioni. Ho provato letteralmente la qualunque, ma se loro pensano che io stia cheatando lì, non posso farci niente. Ed è già un miracolo che io abbia un portatile dove mi giri, perché non sai quanta gente si trova nella mia stessa condizione. E semplicemente è lì che non può giocarci e basta. Sì. Che è assurdo. Yo mama!
Dai, lo facciamo. Perché fai le mercy al guarda computer? Perché guarda perché cosa ho fatto? Fa schifo. Speravo che era in posa, ho detto adesso farò una figata. No, è rimasto in posa. Lei la smetti di fare. Mi sembra che stia dibuscendo del alla testa di Dvora. Un poco. Vabbè, cioè non c'è praticamente lag se gioco in locale senza streamare. Ok. Quando gioco online in realtà va un po' meglio rispetto a come sta andando adesso, però comunque è terribile. Do you know the going rate for your head? I can only imagine. Givalfor. You should not have made so many enemies. Round one, fight. Fatto una flawless. Esatto, ovviamente mentre non stavo guardando. Ovviamente. E forse è proprio quello. Perché e sta adesso andando... ho guardato e subito immediatamente. Ecco, Navigato stava andando un po' più fluido. Quanto do a 13th Reason Why per stagione 1 2 3. Aspetta un attimo, ho visto quello che ho visto. No. L'effetto sonoro dell'acqua, non so perché, ha un livello di volume 600 più alto. Vedi, senti. Tim, pam! Spaventi. Facciamo uno. Il voto di 13 ragioni sì. Per non guardare una serie che si chiama 13. Esatto. Sono anche indeciso su Sherlock. Dare uno a Sherlock? No, tra l'8 e il 9. Beh dai, 10 meno 1, ma no. Direi che tengo 9. Per adesso ho messo... Vabbè, già che ci sono le leggo, poi se esplodono sì. I commenti... Aspetta però, sono contro cronica. Ah sì, ok. Quindi questo vuol dire che anche dopo abbiamo... il finale storia di Rain. Ah, ok. Intanto io non sento niente, quindi devo leggere. Non credere che io senta molto di più, in realtà. Round 1. Fight! La domanda è riuscire a battere Kronika con Rain. Easy. Come scusa? Basta stare così. Beh no, prima o poi devo colpirla. Questo sfondo che si muove così tanto fa laggare tutto. Io non ho chance. Sarò sconfitto. Quanto terminato. Non si sta muovendo però. No, infatti, non sarò sconfitto. Ah, non dovevi bagnarlo, si è incazzato. Allora, io ho un'idea bellissima. Ciao. Abbiamo giocato abbastanza con Rain. Cosa hai fatto? Sei andato online? No.
Rifaccio la torre. Ah, giusto, dobbiamo sentire i nomi di Johnny Cage. Ah, io non sento. Ah. Rain. Cloudy with a chance of. Cloudy with a chance of. The artist. The artist. Moisturize me. Aspetta, perché adesso hai perso tu. Cloudy with a chance. Rain. Cloudy with a chance. Moisturize me. Moisturize me. Quello è carino. The e non capisco se dice The Artist o se dice un aggettivo particolare. Rambo. John fucking Rambo. John fucking Rambo. Però con un tono suave. Mr. Survival Knife. Mr. Survival Knife. Ok. What? Fuck you, John. È che a volte fa questi nomi. Sono semplicemente letteralmente quello che fa. Poi. John fucking Mr. Survival Knife. Rambo. Mr. Survival. Do not piss this guy off. Do not piss this guy off. Ok, però anche quello è banalino. E basta. Milina. Send in the clone. Send in the clone. Ok. Liberate il clone. Oddio, non sento neanche io. Feral Fan, penso abbia detto. Melina. Melina. Miss Sexy Pants. Miss Sexy Pants. Sì, ho appena detto queste tre parole. Andate male. Qualcuno lo clippi. E crei un loop da 10 ore su. Ogni volta che parlo di Edo. Miss Sexy Pants. Esatto. Melina. Miss Sexy Pants. Lady Killer. Lady Killer. Va bene. Send in the clone. Miss Sexy Pants. Melina. Feral Fan. Sì, credo dica Feral Fan, però. Give this man a bow. Ah, give this man a bow, pure Rambo. Ok. Va bene. The moment of truth. Cosa avranno da dire Rambo e Joker? E vediamo la seconda parte della intro di Rambo, quindi non perderti ciò. Mi fa impazzire. Oh, Rambo, we're meant to be bosom buddies. What the hell makes you say that? We both see the world for the cesspool it is. Round okay. One. Fight. Ok. È bello come lancia via il fogliame, bro. Sì, quello. Ho subito mangiato un insetto. Ogni volta che a terra mangia. No, perché altro esatto devo tipo. E fare il combo finish con l'insetto. Ok, questa era scivolata. Insolito, sorella. Vabbè, niente crashing blow dell'insetto sto giro. Prossima partita. Oh, preparati che facciamo la friendship a Joker, eh. Ovviamente. La freccia rimane in testa. Ok. Round two. Fight. Com'è che era? Sai che è una cosa bellissima che ho notato? Rambo cambia mano per il coltello nel giro. Sì, sì. Ah, giusto, le prese. L'avevamo già visto. E questo era il crashing blow se facciamo la famosa presa. Quindi funziona anche con un tempo molto stretto. Ok. Cos'è se non salti e non. Per tot secondi, quindi basta fare la presa indietro. E subito quella avanti ed è già perfetto. In media. È un'animazione lentissima effettivamente.
Ah, mi ha unito questa qui. Oh oh, cancel. Ok, via, pronti. Friendship, fai la friendship. Perché non ho più il tempo di fare la friendship. Vabbè, prendilo. Questa outro mi fa davvero schifo. Vabbè, ma ci sta. Con pochi pixel poi è ancora peggio. Cioè, sembra che stia sbadigliando. Vabbè, ma è proprio, quello è il famoso mascellone di Stallone. No, lo so, però senza audio, a rallenti. Cioè, ma tu proprio non senti davvero... niente? Eh? Tu proprio zero audio hai? Io zero audio. Ah, è strano però, io sto streamando lo schermo, dovrebbe dartelo. No, ma non lo voglio, va bene così, però ho davvero zero, neanche basso, è proprio zero. Quindi... una cosa interessante da notare dopo... No, pensavo ci avessi bassissimo, tipo. No. Non c'è. Ah, ma tanto non facciamo video insieme da tipo 9 anni. Dovremmo essere capaci di organizzarci. Quanto range ha? Minchia, ma questa è la presa davanti normale, guarda. Ok, nel senso, guarda. No. Ha un sacco di bleed comunque. Ma tu, vabbè. Come? Tanto non ce l'ha più la famiglia. Vero Scorpion? Ricordati che devi morire. That's right. Non ho mai fatto il coso, quindi ora lo faremo. Ho detto ora lo faremo. Voglio almeno vederlo. Con lag è tipo impossibile fare il combat grab. E non con catena con quella. Ok, devo trovare un'altra. Neanche con questa con catena. What? No, ok, è deciso. Stai per lanciare una mossa nel sole? Facciamo come prima. Sì. No, in pratica se faccio il command grab, che è tipo impossibile da concatenare con le combo base, nel senso che proprio tu lo fai e non prende l'avversario per il problema di positioning. E comunque se non lo potenzi fa solo un colpo di pugnale. No, ok, no. Subito lo crawl. Hai ripreso Rambo? Beh, benissimo, ho fatto 6 scontri con Rain, ho fatto 2 con Rambo. Vedere come... Eh certo, ho fatto esattamente come con Rain. Rain ho fatto 2 scontri, ho cambiato un match e poi ne ho fatti 4. Sì, ho cambiato una mossa e ne ho fatti 4. Ora Rambo ne ho fatti 2, ho cambiato una mossa e ora ne faccio 4. That's the Serat. But first voglio vedere quali erano. Intanto i l'ho fatto con Rain, non vedo perché non dovrei farlo con Rambo. Tutti i crashing blow possibili. Sì, ovvio. Ah giusto, c'era il 2 volte avanti B che non ho mai fatto. Perché dobbiamo ancora vedere com'è. Non aveva anche tipo un doppio calcio crashing blow. Eccolo lì. Che è davanti B. Minchia, qui niente. Ma niente proprio. Oh boy. Che sfortuna.
Super mosse, vabbè, crushing blow dell'insetto, dobbiamo fare crushing blow dell'insetto. Allora, qua impariamo un attimo. Vado avanti, ok, cancel crawl, quindi mi alzo. Quick slash è il pugnale, crushing blow con lo sneak attack. Se crawlo da un bel po', ok, return to crawl. Sorry. Ah, nel senso che se schiacci una mossa e poi giù, ritorni al crawl, se no fa solo la mossa e si alza. Ah, io non c'ho niente, adesso lo vedremo. Ma cosa parano a dire Rambo e Scarlet? Mi fa morire. No, can't say that I have. Ok. Ha detto no, in realtà in inglese ha detto no, non posso dire di averlo fatto. Esatto. Quindi non è neanche sicuro, cioè magari dice può essere. I can't say I did. Sì, esatto. Ah, però non vai in avanti con quella mossa. Quindi non è come quella di Erron. No, 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 non mi far sputare sta cosa. No, esatto, non è come quella di Erron in quel senso. Ok, quindi questa è una presa. Il proiettile basso, sei furba, mica. È una presa che farà meno danno però di una presa. Non ho visto quanto togliesse però. Vabbè, 90. sì. Puoi davvero trollare. Puoi trollare il computer. Aspetta il crawl. Vai, Robit. Da. E il Perry è con la A per di più. Alberto, Il Perry è tutto per di più, basso, medio e alto. È assurdo sta cosa. mentre sei giù, no? Sì. Accidenti, ha fatto l'unica cosa che non potevo pediare. Vai via. Vai via. È che il problema è che poi mi alza quando. Magari però se ti hai premuto giù invece no. Ok. Non ci credo, l'ho colpita, ha così tanto range. Beh, allora, buono perché ha un range devastante. Male per l'insetto. Male per l'insetto che non riusciamo a provare, ma friendship. Mica hai già rifatto. Perché bisognava farla da lontano. What is going on? È terribile, ma mi piace, è terribile. Orribile! Non ha assolutamente senso, non mi piace il fatto che questa sia la friendship di Rambo, però fa riderissimo. Perché è talmente random che di E sì, e poi lui col caschetto e i capelli incastrati. sì, e poi chi è che gli sta mirando addosso? Scusami, spiegami. Orrendo. Fantastico. Ok, contro noob voglio fargli una brutality, inutile guardare le fatality a sto giro, ce le ricordiamo molto bene. No, non è vero, scherzavo. Perché la cosa bella e personalizzata della fatality di Coso, di Rambo, è che c'è quel versetto che ognuno farà in modo diverso. Ah beh, certo. Però la voglio vedere con Terminator, non. Sì. Kept me alive so far. Noob la farà umano. Sì, ma Cioè, in lui realtà sarà tipo. no. Oh, Esatto. Quanto sei stato bravo, Noob? Nessun giocatore umano avrebbe fatto quella cosa. Oh. Mi sa che Noob è un po' forte contro. Ma rigenera pochissimo. Beh, sì. Rigenera pochissimo, ci mette un sacco ed è super unsafe. Bellissimo.
Sì, sì, non esiste che si cambi. Ovvio, quella si tiene, nella versione custom si tiene. Poi in quella da torneo non c'è, però. Perché hai fatto restart match? Non hai notato niente, non... Sì, sì, l'ho visto. Guarda quanto è furbo l'intelligenza artificiale. È furbissimo. No, non ci credo mai. Madonna, e proprio non mi attaccano, lo sanno. Io però voglio vedere qual è. Qual era la mossa che non mi ricordo? Forse è questa? Quella che faceva il pop-up. No, questa mi sa, The Last One. Che è la base di ogni cosa. Round 2. Fight. Sì. Aspetta, ti sei curato quando non eri ancora stato colpito? Devo abituarmi. Perché mi sto allenando a fare. Yes! Per la prima volta mi ha visto il parry, ok. Anche quello fa 90. Noob, è stato bello. No! Noob. Ho detto noob. Dai che ti sto crashing, bro. Straight to Valhalla, indietro avanti giù X. Era far però. Noob senza maschera è stranissimo. E Lord Voldemort che è abbronzato molto. Bene, il crawl adesso lo sto abusando perché mi diverte. Però... cioè che mi vedi qualsiasi cosa io faccia, cancel nel crawl. Così vediamo la seconda parte di questa. Questo deve essere interessante. No, I'm from Philly. No, kid. Round one. Ok. Ok. Gli hai tipo sfiorato il naso. Esatto. Non puoi fare una flawless all'altro Rambo. Eh no, mi ha colpito, mi ha colpito. Gli ho fatto il parry. Oh no. Così impari. Non ci provare. È il momento. Yes! E ho vinto. Provo a vedere se adesso funziona il crashing blow subito. No. Scusa. Quello dura parecchio. Ah, ma ha potenziato due volte, ok, no. Fa schifo. Sicuro, secondo me una. No, due, due. 260 per questo, comunque. È stupendo. Tu sei poi... la trappola alta. Finish it.
Il fatto che l'uppercut sia col coltello è estremamente strano per me, però interessante. Non mi ricordo, vabbè. L'uppercut col coltello, vabbè, sì. Capisco. Cioè dovrebbe piantarsi invece di lanciarlo in alto. È lo stesso. Beh, un po' si pianta. Tecnicismi. Beh, in Crash in Blue si pianta. Oh, uno, cosa avrà da dire con Sonya Blade? Due, picchiamo Sonya Blade. Con John Rambo. Jane Rambo. È in versione Rambo. Cucù. You seem like a good soldier. They may be one of the best. Care to test that statement? Round one. Hanno detto tutt'altro. Mi piace. Chissà se il proiettile basso, cioè super basso di Sindel colpisce Rambo in croce. Sì. Mamma mia. Quanto non vale la pena se non per il Crashing Blow. Quanto non vale la pena neanche per il Crashing Blow. Come no, mi ha fatto vincere prima. È solo molto figo, ma non vale la pena. Secondo me forse anche il crawl. Cioè tu dovresti provare a stare tipo ultra aggressivo. Con scivolate. Perché il crawl sostituisce la scivolata. Sì. Secondo me dovresti stare ultra aggressivo. Sì, ma le scivolate sono, per lì comunque è lenta e diventa prevedibile. Io qua ho ben tre cose che posso fare. Sì, hai varie opzioni, quello è vero. E comunque ti tiene al sicuro completo da proiettili. Okay. Sì, cioè costringo uno ad avvicinarsi praticamente. Dici niente. E dai. Ovviamente devo imparare molte più stringhe, adesso sono... Sì, ovvio. Cioè, sta stringa qua è devastante, per esempio, nessuno mi ha detto mai niente. Ciao Sonya. Allora, indietro avanti Joe X. Qua si continua a fare la finisher per sentire i versi. Beh, questa è il primo verso femminile che sentiamo, per di più, quindi... Cioè, che senti? Io non sento niente. Giusto. Era molto... molto da tosse, ha fatto... Invece che... di cosa? Di Cabal, quello di Cabal mi fa sempre ridere. Guarda gli occhi di Sonya. Tipo... Sognate. Esatto. Non ci sto capendo niente. Rambo ucciderà Kronika. Yes. No. All'insetto. All'insetto. Allora. La cosa terribile è che non posso potenziare l'insetto. Cioè potessi potenziarlo per guadagnare il doppio della vita di quello che mi fa guadagnare di solito. Useresti tutte le barre sull'insetto. Dovresti poter usare barre difensive invece. Una roba strana. Oh God. Cattivissimo. Ok. Il mio habitat naturale. Ok.
Rambo versus Dinosaur. Rambo versus Dinosaur è un film che voglio vedere. Io l'ho appena visto. Insetto! Insetto! Perché no? Ah, perché teoricamente l'ho colpita. Ah, avevo parato. Non ci credo. Comunque il range. Il range del fratello di Rambo fa paura. È tantissimo. Sì, senta! ha detto una cosa strana che non ho sentito neanche io. Rambo. Sì, tra 3, 2, 1, via. I didn't ask for this war, but once it started, I had to finish it. Hands down, Kronika was the toughest enemy I had ever faced. All my tactics, my training meant nothing against a god like her. In the end, it was a battle. Ma Kronika è sempre con la testa rimossa alla spina dorsale. It never occurred to me that from winning, what? I'd get her hour. At first I hoped to right every wrong in history, but then I figured out doing it meant I'd have to decide the fates of billions. Picking who lives and who dies for eternity? It was going to kill my soul. I'd end up no better than those old men who sent us off to war not giving it. Quindi ha lasciato tutto com'è. Chissà. And that's not the man I want to be. Sì, se n'è andato. It's time to walk away for good this time, leaving the pain and the ugliness behind. After all I've been through. Questo è il prologo del 5. Peace. Cioè, quindi è canonico perché tra il 4 e il 5 ha sconfitto Kronika. Esatto. Poi ha vissuto il 5 e ha detto: dov'è che ho messo la clessidra? Esatto. It's finalino time... debolino, però vabbè, ci sta. It's time for the queen. Vedere Rambo che vola con i poteri della clessidra. È strano, eh. Melina. Oh god. Aspetta, sarà però orribile. Sarà orribile quando ti piacerà. No, non voglio combattere Jackie. Joker, Shiva. Fujin, coso, ok. Mi piace. Miss Sexy Pants. Allora. It's time. E vedremo. Vedremo la seconda parte dell'intro. Ah no, l'abbiamo già vista la sua intro, vero? Che è quella del trailer. Mm-hmm. Ah. Quello è il suono che fanno i personaggi quando vengono fatti a pezzi da Rambo. Quanti troni ha? Da portarsi in giro per tutte le aree. Povero Fujin. Era sconfitto da lei, poverino, sì. Non mi ricordo i tasti, voglio. Non. Per una volta non volevo controllarli. Si scoprì che è come quando io gioco con Geras. Se non sai i tasti, non fa assolutamente. Ah, sì, ma è tutto così. Ah, giusto, no, anche lei aveva. Ci sono alcuni personaggi che, anche essendo terribile,
e alcuni che proprio zero. Ok, questa è nuova. Grazie alla versione che abbiamo preso. Crashing Blow. Guarda, me ne segno quelle sono Crashing Blow. Questa è nuova. Avanti triangolo A presa. Ok, quella del Crashing Blow più la presa, quindi me la ricorderò, dai. Avanti B A più presa. E Amplify. Aspetta, non me la sono già ricordata. Poi, Psy Blast, ok. Il coso finger lì. Break Sport di Armor. Ok, ah giusto, era giù cerchio. Fine. Ok. Cioè indietro cerchio. Che altro mi interessa vedere il teletrasporto calcio in aria. Eh? È così. Avevamo messo il teletrop. No. Sì. Ma no, non l'abbiamo messo. Abbiamo appena letto. Dove? Io non lo vedo. Special moves. È lì. Sì, ma non è air teleport, teledrop. Ah, che no, sì, sarebbe ragione, in aggiunto. Hai ragione. Quando hai ragione, hai ragione. Lo so che ho ragione. Mi sa che è morto, capito? E dipende, sai? Se i primi colpi sono inclusi, no. Infatti sono inclusi. Ha detto, pensavi che fossi mia sorella? Beh, no, hai una bocca mostruosa e no. L'abbiamo prontamente nascosto. E Fuji non è un idiota. Cioè capisco se Rambo le con... Tipo, tutta sta gente strana di questo posto strano. Ah, ma il Tarkatan che puoi lanciare alla gente? Si sposta. Bellissimo, viene lì a farsi lanciare. Ma quello non è il Five Finger Filet. No. Non l'ho ancora fatto. Ok. Sto provando tutte le mosse. Sì, 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 no, tranquillo, tranquillo. Eccolo qua. Eccolo qua. Non so se valga la pena potenziarlo. Per i Crash Blues. Ah, ok, è un Crash Blues. E aspetta che... Volevo vedere... Ah, ok, ho capito qual è il Crash Blues di questa. Però lo faremo lo stesso. Friendship? Abbiamo già visto. Comunque non mi ricordo qual è. Volevo fare Crashing Blow più che altro. Non l'ho fatto, cioè, che scemo, vabbè. Scusami. E alla prossima comunque facciamo la friendship. Volevo fare Crashing Blow della presa, dell'aspettare 10 secondi, ma se tu non dai una direzione fai in automatico quella indietro, invece dovevo fare quella avanti. Sono scemo. Cosa avranno da dire l'attuale Khan, cioè in realtà l'attuale Khan è Kitana, però vabbè, diciamo quello che ha spodestato il padre, anche perché si sono incontrati nel 10 loro due, altro sì, che sì. Si sono incontrati. Un altro. Yes, Kota, I have returned. Ok, hanno effettivamente scritto letteralmente quello che hanno detto, quindi era esatto. Super lame davvero. Qui i calci fanno paurissimo. Dai Kotal, falla a pezzi. Guarda, quello era il suo avanti coso. Wow. Comunque Kotal è diventato un mostro. Ah sì? Sì, adesso sì. Bene. A me piace Kotal. È davvero un mostro.
Lascia in pace Kotal. Intanto guarda che vince. Sì, sarà meglio. Ok. Ah, you shit. Dovevi lanciargli la motosega. No, non posso lanciargli la motosega, devo essere vicino. What? Cos'era quella combo incredibile che mi sono diventato invisibile? Questa? Che diventa invisibile in quel momento? Vabbè, credo sia solo Flair. Yes! Visto di Kotal per sempre. Ah, ecco, è vero, mi ricordo l'orsetto. La sua è una bella friendship. Assolutamente. One of the quindi Milena ha la friendship migliore tra Rain e Milena. Ha la customizzazione migliore, quindi tecnicamente ha vinto il comeback. Sì. I hate this. Ed è genuinamente la più versatile. E comunque Rain è meno impressionante di Tassi. Ora, ti ricordo che tu stai vedendo una versione lag di un giocatore che non sa fare una mazza. Sì, no, no, certo, certo, certo. Però non so, Fujin lo capivi. No, Fujin, se ti ricordi, io ho detto io non so come cavolo si sta giocando sto personaggio perché non è un giocatore MK. Non capivo niente il primo giorno, più di qualsiasi altro personaggio. Poi dopo è diventato flawless. You could choose to negotiate your surrender. Do I look like I came to bargain? Oh no, hanno riciclato la frase che ha detto. Ah, non mi ricordo quale personaggio. Però anche un altro dice I look like I came to bargain. Ma no. Sì. Lazy Combat 11. Ma non è la prima volta, però sì, non me l'aspettavo anche adesso. Però è comprensibile col Covid. L'hanno fatto prima. Vabbè, basta non metterla. Cioè, toglierla dal circolo se devi metterla stessa. Al pelissimo. Round 2. Fight. Si è visto quanto effettivamente è Punish on Block quella cosa. Sì, sì, è come teletrasporti di Scorpio. Ma quanta spazio c'ha. Ok che poi lei mi ha fatto un flawless block. Beh, perché anche il computer la flawless blocca roba a caso. Le prese, quella indietro mi piace da matti, quella in avanti la odio, è bellissima. Mettila. Dovevo fare questo crash in blow, scusa. Ho capito. Spinning autocontrol. Anche a scartissimi. Beh, dai, meno spinna meno. Però con l'elmo e l'altro. Con l'elmo e? Con l'elmo e il fatto che si vede la sua vera bocca. Mm-hmm. La posa finale è figa. Mm-hmm. Peccato che l'intera fatale ti faccia schifo. E beh. Hello there. Oh. I can smell your half-breed blood. The mixture is unappealing. No, Melina. It is tantalizing. Round one. Okay. Fight.
Bene, scusami. Jesus, ho abbassato lo sguardo un secondo. Ok, ha vinto. Scarlett ha deciso che Milena deve imparare qual è il suo posto. Sono uscite le sei nomination Game of the Year. Oh boy. Per i The Game Awards. E sono Animal Crossing New Horizon. Giustissimo, in realtà. Possiamo ridere, però. Ahimè sì. Doom Eternal. Già meno comprensibile. Beh, insomma, beh, mi sembra fighissimo. Sì, è fighissimo. Final Fantasy VII Remake. Ghost of Tsushima. I need to play. Almeno su PS5 gira 2. Bene. Che su PS5 gira a 60 frame. Sì, sì, ovviamente lo giocherò su PS5 quando ce l'avrò tra 6 mesi. Sì, sì, so. The Last of Us Part 2. Sì. E poi Hades. Tra i game tutto? Sì! Neanche Best Indie o Best... No, no! Ah. Best Game of the Year! E ne ho sentito parlare in maniera eccellente. E io non vedo l'ora perché sono quelli di Transistor. Lo so bene. Quindi io in realtà lo voglio di brutto. Il punto è che devo trovarlo scontato. Molto scontato. Mm-hmm. Di più è un roguelike Hades, a differenza Transistor. Sì, sì, ma conosco Hades. Quindi ho una voglia di giocarci io. Cioè, in realtà credo di averlo avuto gratis su Epic Games Store. Hades? No, forse Hades no. Ci sembra strano. Transistor sì, ma Hades. Transistor di sicuro. E il punto è che a questo punto ovviamente mi viene da aspettare a comprarlo su PS5. Sì, sì, ma ha senso ovviamente. Cioè, non credo comprerò più un singolo gioco. Anche se il mio avere una PS5 è stato rinviato a febbraio. Allora, fammi vedere se ci sono delle brutality carine. Ne abbiamo ben due da fare, in realtà. E questa è la presa in avanti. Avanti. Però è il morso, voglio vedere quello indietro. Giù. Mercy. Requisito What? Serviva, scusa. Ah no, è un forward fo- Motherfucker. Va bene. Ok. Quindi scusami. Sono uguali. No, no, questa qua è quella da back throw. Ok, quindi devo schiacciare indietro. Va bene. Thank you.
Ok. Round 2. Fight! Perché stai tipo guadagnando coins a caso? Non è a caso, ogni volta che faccio qualcosa prendo coins in base a quello che faccio. Ma anche in online? Sì. E viene fuori scritto così? Sì. Non mai notato, sai? Arletti. Sembra un sacco Kitana anche in questa versione. Pare lei. Non è questa, anche, è la stessa. Ah, è la stessa, ok. That's why. Scarlett, io ho un compito. Scarlett. Sei una... Io l'ho fatto, io ti giuro. Sperto direzione? No, no, ho schiacciato destra, destra, destra. Aspetta. Magari era sinistra, sinistra, sinistra. Vabbè, tanto non farò cronica, ho deciso, non me ne frega niente dei suoi di Medina. Tanto dirà, sono salita al trono, chi se ne frega. Ti alleni contro Scarlet. Madonna, l'hai disintegrata. Bello che lei in realtà ne ha vinto un match prima. Lo so, lo so. Secondo me sarà un inferno da giocarci con. Abbastanza. Anche una Kano Ball, figurati. Cos'è quell'aura di Scarlet? Qualcosa riguardo alla vita, non mi ricordo. Per fare la brutality devi fare la Mercy o... No, no. Infatti ora... Non funziona. Brutali. Mercy. Ah, ci riprovi. Beh, certo. Niente. Non esiste. È una bugia. Non puoi fare due Mercy. No. Quello è strano, uno dovrebbe poter fare quante Mercy vuole. No. E trollare la gente. Sì, poi. No, no. Bene. Però adesso chi c'è? È l'ultimo. Vabbè, ci sei fatto. Tanto sto video non dura 6 anni. No, no. E sono piuttosto. 11. Le mezzanotte meno 10. Infatti io dopo questo in realtà. Okay. Ah, per forza. Domani devo andare al lavoro. Cioè, domani pomeriggio devo andare al lavoro. Sì, sì, sì. Devo fare una roba prima. Soprattutto voglio conservare un po' di energie. Poi verdi abbiamo il nostro mega progetto. Per loro è un segreto. Sì, sì, per quello ho detto mega progetto. E non ho detto. Muori, muori, l'ore delle cera. Adesso la maggior parte dei commenti sarà soltanto su. Quale mega progetto? Quale mega progetto? Ma tanto non lo diremo, quindi è inutile scrivere. Scrivete quale mega. Imbecilli. E non so che aver detto questo fare in modo che fa ancora più. Guarda. Fa la like. Why? Uccidiamo Johnny. E se vedi i danni.
Ma vedi, non vincerai mai perché non hai vinto. Il punto che adesso devo fare tutta cronica di nuovo. Due volte. Una volta e un... Ah, no, due volte. Oh no. Oh god. Però aspetta, forse vediamo... Sì, la vediamo disintegrata. Questo fatality l'ho trovata sempre stranissimo. E che continua. Sì, avanti. Ultimo tentativo, nel caso amen e... Sì, sì. No problema. Anch'io ti stavo aspettando. Round one, fight. La sua camminata mi piace. Tutti i flores blocchi su. Oh god. You're fucking dead. Se vuoi evitare che qualcuno ti tolga la vita con il problema, spawn è sempre un problema. Ti fa per sbaglio la presa all'angolo. End of game. Ok, no, pensami che... Tua sorella. Tua sorella T-Rex. Famoso insulto. No, 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 no. Vabbè, ma allora... E giù. Ehi, chip damage. È stato bello questo video, molto bello. Saluto a tutti, è stato un onore. mi prendo la reward del combat card che fa i 4 che tap attacks. Molto simpatici gli amici, non sai. Ah, non ce l'ho questa per Kitana. Pensavo di averla comprata questa skin per Kitana. La classica per Mortal Kombat. Mm-hmm. No, prendila assolutamente, tirando questa. Ma ero convinto di averla presa. Forse sono delle varianti. Vabbè. Alle brutali di Scorpio. Non so se prenderla. Più che altro soltanto perché vedi che ci dice Found in Co-op Towers. Sì. E che cavolo. E tu non le giocherai mai il tuo. E quello è il problema. Cioè tutte le altre cose... Character Tower, sì sì, va bene. Cioè le prendo lì, le cerco lì, no problem. Sì sì. Più che altro ne ho soltanto 600. No, non la prendo. Tanto vanno a giro. Mi devo tenere appunto per cose più importanti come le skin. Sì sì. Va bene, ciao, addio. Sbadiglio.